Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere qua e grazie per vedere anche tanti tecnici addetti ai lavori e imprenditori presenti. Se vi ricordate, l'anno scorso eravamo qua ancora perché sembrava che fosse una cosa che doveva essere già definitiva, invece la nuova riforma ha avuto poi un suo percorso e siamo ormai in fase definitiva. Però sicuramente ancora qualche aggiustamento potrà esserci, ma direi che i relatori che abbiamo oggi ci aiuteranno a capire la grande rivoluzione che questa riforma andrà a portare e che sicuramente tutto ciò che era normale all'interno dell'associazionismo sportivo cambia completamente, così come cambiano anche le definizioni di tutti i vari tecnici e le varie competenze. Io vi do il benvenuto da parte della Federazione Italiana Fitness, che come sempre vi terrà aggiornati, perché secondo noi è un settore che a pari passo con l'aggiornamento tecnico, anche quello della conoscenza di tutte le norme che diventano sempre più complesse e definite, è importante conoscere. Quindi grazie fin da adesso a tutti i relatori che hanno accettato di intervenire, grazie al professor Saturnali che comunque si è adoperato moltissimo per organizzare tutto questo, e gli lascio in mano il microfono perché farà anche da moderatore. Allora, comunicazioni di servizio agli studenti, che sarà fatto una sorta di test per vedere se avete seguito la lezione, e poi chiediamo ancora più tempo perché finiremo alle 18 con voi, quindi era una comunicazione che non vi avevamo ancora detto, ma scherzi a parte, stateci attenti a questa conferenza perché parlerà anche di voi. Allora, farò da moderatore, saluto intanto grazie alla FIF, l'amico avvocato Martinelli, glielo dico ogni volta, ci vediamo da 40 anni, dunque devo dire che caro Guido sei diventato vecchio come me, ma pazienza, siamo sempre sull'onda, non è vero Guido? Certo, confermo. Benissimo, allora saluto qui a fianco a me il tenente colonnello Roberto Russo, ringrazio di essere qua con noi, vi spiegherà le varie attività di controllo da parte della Guardia di Finanza. Poi ancora, e darò subito la parola a lui, c'è il presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rimini, e l'area della consulenza del lavoro, mai più che mai, questa è un'attività per loro che commercialisti, dei professionisti, quindi delle aree economiche è compatibile, e l'amico commercialista di Firenze, Stefano Andreani, esperto in materia tributaria. Naturalmente l'avvocato Guido Martinelli poco posso dire, se non l'esperto massimo in Italia della materia dello sport, che lo ringrazio ancora una volta perché è sempre presente. Allora, velocemente, e gli lascio lo spazio perché poi deve essere filmato dalla diretta, do la parola, se si vuole accomodare qua, a Corbelli Alessandro per i saluti. Devi venire qua perché non... Prego. Ah, qui non funziona? No, funziona, ma non c'è la diretta. Ah, ecco. Eccoci qua. Buongiorno a tutti, grazie. Sono Corbelli Alessandro, sono il presidente del consulente del lavoro di Rimini. E è un onore, è un piacere davvero essere qui per questo evento, in questa manifestazione, in questo luogo, e porto il saluto mio personale e di quello di tutto il consiglio dei consulenti di Rimini che rappresento. E me mi vuole dire che sono non dall'ingresso ma addirittura dal parcheggio, la mia prestanza fisica mi ha fatto sentire un po' un pesce fuor d'acqua, ve lo garantisco, anche se ultimamente mi sono un pochino rimesso e ripromesso di impegnarmi, perché la salute, il fisico è sicuramente cosa fondamentale e importantissima. E questo ragionamento mi porta a pensare anche che cosa? Che probabilmente la salute, che
è materia strettamente collegata a quella dell'attività fisica, ovviamente. Non lo so, il pensiero è, non so quanto lo Stato abbia aiutato tanto gli operatori del settore. L'amico professor Fraternali, che ringrazio vivamente per l'invito, sa bene di cosa parlo, insomma penso che sono anni e decenni che gestisce tutte le attività, quindi palestre, attività sportive, ma le difficoltà sono da sempre immani, quindi capire come muoversi, quindi gli enormi punti interrogativi che ci sono sempre stati negli anni, mi hanno fatto fare questa considerazione. Lo Stato ha considerato sempre, forse, ma un po' maltrattato, diciamo così, il settore, a mio avviso. Forse è arrivato il momento che questo riconoscimento probabilmente è avvenuto, anche grazie a un cambio, anche, dico io, culturale. Ho visto negli anni tante modifiche, avendo insomma figlie che stanno crescendo, tante modifiche anche nelle scuole, insomma lo sport, l'attività fisica ha cominciato a essere un elemento importante, determinante, materia di studio, materia di scuola, quindi credo che veramente forse è arrivato il momento di questo riconoscimento. Certo è che il riconoscimento lo Stato non lo, diciamo, lo dà in uno strano modo, perché comincia con adempimenti, burocrazia, oneri, contributi, sanzioni, tutto quello che sappiamo esserci e che arriverà. Però fino adesso probabilmente tutta la norma era speciale, adesso c'è un avvicinamento a una norma, diciamo così, di tipo ordinario. Quindi credo che bene, e un plauso anche a, diciamo così, agli stoici operatori del settore che insomma negli anni, poi lasciamo perdere gli anni della pandemia con tutte le difficoltà che ci sono state soprattutto nel mondo anche dello sport, no? Quindi sicuramente veramente un plauso a tutti gli operatori del settore sportivo, perché mantenere in piedi le strutture non è stato semplice, non è semplice, però credo che finalmente ci sia il modo per almeno avere una certezza di come gestire le situazioni, e mi riferisco soprattutto alle situazioni lavorative, quindi ai rapporti di lavoro. Credo che questa materia, questa riforma, che ormai è, sì, è ancora un cantiere aperto, diciamo, una volta si diceva la Salerno-Reggio Calabria, io penso che adesso sia più da dire la E45, perché ormai la Salerno-Reggio Calabria penso che sia finita, ma la E45 sicuramente no. Quindi è un cantiere aperto questa riforma, e molti saranno le novità, poi i tecnici dopo di me illustreranno tutte queste situazioni. Noi come consulenti del lavoro sicuramente avremo un ruolo, è una partita importantissima. Fino adesso io sì, fisicamente mi sento un pesce fuor d'acqua qui, ma anche da un punto di vista lavorativo il consulente del lavoro non è mai entrato chissà quanto nella situazione dello sport. Oggi con l'istituzione del rapporto di lavoro, diciamo così, la struttura del nuovo rapporto di lavoro in ambito sportivo, professionistico, dilettantistico, fa sì che sicuramente verremo in qualche maniera interpellati tra le comunicazioni obbligatorie, il libro unico del lavoro, il versamento di contributi, tutte cose che sicuramente arriveranno nei nostri uffici. Mi preme solo, e finisco, e mi scuso se sto rubando anche del tempo, ma mi preme, visto che ci sono tanti giovani in sala, mi piace dirla questa cosa di puntare molto gli occhi sul discorso sicurezza sul lavoro, che questa riforma mette, ma il vulnus è importantissimo, perché guardate, la sicurezza sul lavoro, purtroppo abbiamo una categoria imprenditoriale forse mai neanche troppo aiutata negli anni, nei decenni, ma ancora un po' indietro. Credo che anche nel discorso dello sport bisogna fare uno sforzo, perché la sicurezza sul lavoro è determinante. La sicurezza del lavoro nello sport cosa significa? Perché è chiaro, qui avremo da gestire la situazione delle idoneità psicofisiche degli istruttori, degli allenatori, quindi lì c'è un discorso di medicina sportiva, ma ci sarà anche da fare attenzione, e qui mi riferisco di più forse ai gestori, anche di valutare l'attività lavorativa
nell'ambiente lavorativo, quindi anche con la necessità di avere il medico competente. Quindi saranno addirittura due le figure, a mio avviso, e forse non se ne è parlato troppo, di sicurezza sul lavoro, perché sono tante le cose di carne al fuoco, diciamo così, per questa riforma. Però invito a, diciamo così, a focalizzare anche il vostro interesse sulla questione di sicurezza sul lavoro, perché secondo me è molto, 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 molto importante. Vi ringrazio, lascio subito la parola. Grazie, buona giornata. Allora, benissimo, buongiorno a tutti, grazie ancora dell'intervento. Dimenticavo una collega, avvocato Fabio Falcone del Foro di Rimini, avvocato tributarista che si occupa ovviamente di contenzioso tributaria nell'area dello sport, mi scuso se mi sono dimenticato, ahimè. Allora, farò una panoramica rapidissima, abbiamo tempi ristretti e quindi dovremo correre anche rispetto alla comunicazione, dove non devo fermarmi, andrò veloce. Molto felice di avere scusate, ma devo ecco qua. Il cuore del provvedimento, come vedete, intanto guardiamo i numeri, ci sono 750.000 lavoratori, 60.000 datori di lavoro. Il cuore della norma, della riforma, e vi invito agli studenti di prendere appunti, perché è importante che abbiate contesto, andandovela poi anche a studiare, a guardare quali sono le disposizioni che hanno rivoluzionato lo sport da un paio d'anni a questa parte. Vedete dove infierisce, virgolettato, la norma. Io credo che vada, diciamo, dato un plauso al legislatore che finalmente darà dignità al lavoro sportivo. Fino ad oggi è bistrattato, tenuto come diciamo, figlio senza eredità, diciamo così. In realtà, finalmente, come diceva anche il dottor Corbelli, finalmente andiamo ad avvicinarci a quello che era un contesto di specificità che però rimane, mi raccomando, parliamo di ordinamento sportivo, non siamo nell'ordinamento statale gius lavoristico, parliamo di ordinamento sportivo, ma lo vedremo strada facendo. Pregherei la platea di guardare per bene queste slide che ahimè non riesco, non posso vedere qua, no? Perché mi devo girare. Comunque, ecco, questi sono i 5 decreti legislativi che hanno rivoluzionato lo sport. Se ai più attenti vedrete che manca dall'articolo 1 al 4, è la riforma dell'ordinamento sportivo. Posso dare solo un breve cenno, non è stata attuata, ma in effetti il CONI ha perso di consistenza. Oggi accanto al CONI abbiamo il Dipartimento dello Sport e Sport e Salute S.P.A. Il cuore, l'economia, la finanza è stata diciamo relegata al Dipartimento dello Sport, più ancora al Sport e Salute S.P.A. Vedete che c'è una freccetta verde. Praticamente il decreto legislativo 36 è stato cambiato già con il decreto legislativo 163 e poi ancora un decreto ministeriale del 31 di maggio, delle quali consistenze oggi vorremmo parlarvi e sono, direi, ancora calde. Decreto legislativo 37 riguarda sostanzialmente i rapporti di rappresentanza, quindi parliamo di rappresentanza di atleti e società sportive. Vado veloce. Articolo 38, delle norme sulla sicurezza e sugli impianti. Dottor Corbelli giustamente poneva l'accento sull'impiantistica sportiva e anche sui ruoli che i professionisti dovranno avere nell'andare a certificare poi i vari impianti per la sicurezza sul lavoro. In realtà quello che dovete avere a mente è il decreto legislativo 39 che determina per coloro i quali enti sportivi hanno diciamo al proprio interno finalità istituzionali tese alla divulgazione dello sport dei minori massima attenzione, perché vi verrà obbligato a breve una sorta di certificazione. È un modello organizzativo e di controllo. Coloro i quali hanno al proprio interno insegnamenti mirati ai minori e agli adolescenti dovranno avere al proprio interno dei docenti, degli istruttori che sono certificati sotto l'aspetto del casellario giudiziale. Il legislatore ha spinto molto in questa riforma per dare spazio ai giovani, non solo nell'ambito dell'istruzione, ma anche la tutela. Vedete che con questo articolo che ho sottolineato volutamente, c'è un richiamo dell'articolo 2 del decreto legislativo 39,
quindi i reati nell'ambito della, della prostituzione minorile, eccetera, sono reati nei confronti dei minori. Ecco, quindi uno dei passaggi fondamentali di questa norma è esattamente questo decreto legislativo 39, il 40, più compiutamente dà spazio alle attività diciamo di montagna. Ecco, quindi andremo a trattare, e sarò veramente veloce per dare spazio poi a tutti, andremo a trattare il decreto legislativo 36, è il cuore della riforma. E, naturalmente passerò velocemente dove non è il caso che ci soffermiamo più di tanto. Sono state rivoluzionate nottetempo, è stato rivoluzionato l'articolo 25,6 bis e quindi è stato diciamo un po' rivoluzionato il rapporto con i direttori di gara. I direttori di gara sono i soggetti appunto che sono deputati a che le manifestazioni sportive abbiano a diciamo gestirsi e concludersi con le massime attenzioni. Vedete che il legislatore anche in questo caso, tanto per essere chiari, ha voluto mitigare, ecco questo è il concetto di base, mitigare gli oneri a carico degli istruttori, a carico delle maestranze che operano all'interno della, del mondo sportivo. Non mi soffermo dove non c'è da soffermarmi perché poi perderei un attimo il punto, vado ancora avanti. Ecco, questo è già un primo punto per coloro i quali in sala gestiscono enti sportivi. Vedete che cominciamo a entrare nel merito della materia parlando di collaborazioni coordinate e continuative. Vedete il punto fondamentale della dignità del lavoratore sportivo, della novità che il dottor Corbelli ha preventivamente detto, ci stiamo avvicinando a un concetto giuslavoristico ordinario. Io dico sì, in un certo punto rimaniamo sempre nell'ordinamento sportivo, attenzione, e i rapporti che oggi voi avete con i collaboratori possono permanere nelle modalità che andremo a vedere fino alle 24 ore settimanali e con la vecchia disposizione erano 18 ore. Devo dire che le collaborazioni coordinate continuative sono state diciamo replicate dal decreto legislativo 36, quindi ancora, mi correggerete se sbaglio, le collaborazioni sono ancora attivabili fino a questo diciamo limite delle 18-24 ore. Parrebbe una circostanza relativa questa delle 24 ore settimanali, in realtà diamo spazio ancora a coloro i quali operano all'interno degli enti sportivi prestando la propria opera, rimaniamo ancora nelle collaborazioni ma con un primo fermo, un primo step, una prima barriera, solo se le prestazioni non supereranno le 24 ore settimanali. Quindi per coloro i quali supereranno le 24 ore settimanali, dal 1° di luglio, e non l'ho detto, partirà la nuova riforma, se si superano le 24 ore si va nell'ambito del lavoro professionale, nel lavoro del professionista nell'ambito sportivo. Questa slide è particolarmente importante per coloro che attualmente si trovano a dover operare ovviamente con dei collaboratori. E c'è stata quindi da parte del legislatore una presa di coscienza che tutto il bel parlare non c'era attuazione. In effetti il 1° luglio 2023, salvo cambiamenti, premetto che ci saranno diversi decreti attuativi già la prossima settimana, il ministro Calderone dello Sport con Abodi determineranno una conferenza stampa per dare maggiormente contesta della rivoluzione in atto. Vedete che dal 1° di luglio partirà l'obbligo e apparentemente il Ministero riuscirà anche a far partire tutto l'impianto informatizzato per poter adempiere ai molti obblighi che l'ente sportivo dovrà attuare nel breve. Vedete che in rosso in realtà, ed è apparentemente, naturalmente saranno ulteriori modifiche, entro il 31 ottobre per i collaboratori che partiranno dal 1° di luglio avranno i primi obblighi normativi. E, poi andando avanti vedrete sempre delle ulteriori agevolazioni. Nella sostanza questa slide non fa altro che rappresentare il fatto che questa riforma epocale doveva partire, partirà, ma con un po' di affanno,
perché ogni riforma non è facile da attuare, gli interessi in gioco sono tanti, ma non dimentichiamoci che per quanto vi dirò poi ancora più tardi, lo sport si sta evolvendo verso contesti sempre più economici. Dobbiamo, credo, ragionare su concetti che in qualche modo porteranno parecchie attività a dover ricredersi un po' sulle proprie finalità, fino anche a vedere se non sia il caso di spostarsi verso enti diciamo un pochino più strutturati, ma di questo vi sarò più rapido, anzi scusate, più preciso dopo. Ecco, un'altra cosa piuttosto importante, faccio un rilievo sulle agevolazioni fiscali. Vedete che apparentemente ho sentito il ministro Abodi, non personalmente, ero qua ad ascoltarlo giovedì nel pomeriggio, e apparentemente per gli enti di piccolo livello, cioè dire fino a 200.000 euro di volume d'affari, già parlare di volume d'affari negli enti sportivi un po' mi vengono i brividi, non fosse altro che i volumi d'affari, insomma, nelle realtà istituzionali occorre prestare molta attenzione anche nell'aggettivazione, o qui il corpo della Guardia di Finanza, cioè dire dobbiamo capire se siamo effettivamente in attività istituzionali o attività commerciali. Oggi questa schiacciata che il Ministero ha fatto nel cercare di mettere in risalto con chiarezza chi è diciamo nello sport e chi non è, secondo me, e poi salvo essere smentito, ecco, vedete, queste agevolazioni fiscali vengono particolarmente richiamate, viene particolarmente richiamato i ricavi di 200.000 euro. Ecco, qualora gli enti, corretto il ministro, risalto con chiarezza chi è diciamo nello sport e chi non è, secondo me, e poi salvo essere smentito, ecco, vedete, queste agevolazioni fiscali vengono particolarmente richiamate, viene particolarmente richiamato i ricavi di 200.000 euro. Ecco, qualora gli enti, corretto il ministro, corretto il legislatore, dice beh, se sono piccoli enti lasciamoli navigare come hanno fatto fino ad oggi, corretto, e trovo corretto, e questo spero che sia anche una progettazione del futuro, che vengano gli enti sportivi vengono contingentati a seconda delle scalettature, perché è corretto che diciamo in questo senso non si possa approcciare una norma da così per tutti. No, il mondo dello sport è altamente variabile. Il sportivo lo salto perché altrimenti perderei troppo tempo, e vorrei arrivare a ragionare, visto che ci sono degli studenti, avrei proprio piacere che capissero l'evoluzione. Bene, l'evoluzione del lavoro sportivo per 20 anni è stato relegato a una disposizione normativa che è l'articolo 67 del testo unico delle imposte dirette. Vedete, un comparto così enorme, così variegato, così specializzato, oggi più che mai non era corretto che fosse regolamentato dai famosi contratti sportivi, che è l'articolo 67 del testo unico. Orbene, vedete un attimo alle mie spalle, ho parlato di ibridazione. Ci stiamo spostando verso un'ibridazione del mercato non solo sportivo, ma se voi ascoltate, sentite, leggete, si parla sempre di finalità istituzionale, di socialità. Ebbene, anche lo sport credo che forse sia stato il primo a capirlo, e in effetti l'attività dello sport è sociale, è sanitario, quindi è corretto che abbia la sua giusta e corretta collocazione. Vedete sotto il 4 bis, ecco l'ibridazione. Finalmente nel decreto legislativo 36, articolo 8, comma 3, in particolare il 4 bis, consente alle società di capitali dilettantistico-sportive, esulto per questo, forse l'effetto pandemico, il legislatore ha capito che anche nelle SRL dilettantistico-sportive, di cui al titolo 5, libro 5 del Codice Civile, finalmente possono dividere gli utili. Il legislatore ha capito che anche negli enti sportivi, naturalmente società di capitali, possono ambire al fatto che i soci finanzino le società, e ci mancherebbe altro. Abbiamo Tecnogym qua, che rivendono diciamo prodotti di alta qualità. Com'è possibile per un ente sportivo fare investimenti milionari e essere ancora un ente no profit? Impossibile. Oggi con l'SRL dilettantistica, salvo poi capire se le agevolazioni fiscali, ma non avremo il tempo di parlarne, se le agevolazioni fiscali permarranno.
ma il fatto di spostarci verso la possibilità di dividere gli utili, per me è un cambiamento epocale che va preso proprio con un grande applauso. Vado a farvi capire che in effetti non è da scartare in ogni caso un concetto di un contesto ludico, meglio dire, all'interno dello sport. E per entrare sempre più compiutamente nel mondo dello sport, scusate, adesso devo cercare di cambiare, eccolo qua, di nuovo richiamo il dottor Corbelli, quando vi ha parlato di un limite che è quello della specialità dello sport, della specialità dell'ordinamento sportivo, è stato replicato anche con il DM del 31 maggio. Parliamo di compensi dati a collaboratori per effetti, per concetti e finalità sportive, corrispettivi per fini sportivi. La specialità non deve sfuggirci, perché in effetti confermano, attenzione bene, la subordinazione del lavoro sportivo come concetto basico, lo torno a sottolineare, deve essere chiaro, non è più lavoro subordinato sportivo se siamo nelle 24 ore, fino a venerdì erano le 18 ore. Cominciamo ancora, andiamo ancora in avanti e vi rispiego molto tranquillamente, molto serenamente quello che è stato fino ad oggi. Ebbene, i titolari dei centri sportivi dovranno abbandonare questo articolo 67 che ha regolamentato per 20 anni questa disposizione normativa. Questo ho già dato ampiamente contezza, entrerei più nello specifico. Naturalmente la mia difficoltà di oggi è dover parlare 20 minuti e spiegarvi un po' tutto il perimetro. Non è facile, ma visto che dobbiamo farlo, vi pregherei di prestare anche attenzione al lavoro che è stato fatto dal legislatore nell'andare a riposizionare tutte le aggettivazioni dello sport. Ebbene, l'articolo 2, comma 1, lettera L, parla di associazione o società sportiva dilettantistica. Vedete che lo sforzo del legislatore è stato proprio tassativo, importante, profondo. Si cambia musica, si codifica tutto, anche il mondo della codificazione dello sport. Questo è un punto fondamentale di questa slide, porta un punto fondamentale, quello che vi ho anticipato prima: il CONI non è più solo il Dipartimento dello Sport, Salute, Sport e Salute S.p.A. Cosa vuol dire? Che il CONI è l'ente assoluto che certificherà la finalità sportiva del vostro ente, ma sarà d'appannaggio del Dipartimento dello Sport. Ex articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 39, il legittimare l'ente all'interno dell'ordinamento sportivo. Il CONI legittima la finalità sportiva, il Dipartimento dello Sport ratificherà legalmente il fatto che l'ente possa stare all'interno o meno del registro unico delle attività sportive dilettantistiche. Ecco, vedete, vi sto parlando dell'ente certificatore. L'articolo 2, comma 1, lettera L, in effetti, parlando di associazioni sportive dilettantistiche, non richiama una cosa importante, non richiama l'articolo 5. In effetti sì, è vero che l'associazione sportiva deve essere affiliata a un ente di promozione sportiva, ma in realtà per essere tale deve essere certificata dal Dipartimento dello Sport. Questo è un passaggio fondamentale, perché il CONI certifica la finalità istituzionale sportiva, ma spetterà al Dipartimento dello Sport certificare la permanenza o meno in questo registro. È un registro che andrà anche a contenere tutti gli adempimenti amministrativi del lavoro degli istruttori sportivi. Il decreto legislativo 39, peraltro, mi pare che abbia poco meno di 20 articoli, il decreto legislativo 36 ne ha poco più di 50, credo in 20 articoli il legislatore abbia modificato completamente il modus operandi degli enti sportivi. Qua vedete le 7 figure tipizzate dello sport, sono 7, quindi la specificità la troviamo proprio nel codice. Sono annoverati all'interno
del decreto legislativo 36 queste sette figure. Sono il direttore tecnico, direttore sportivo, direttore di gara, allenatore, istruttore, preparatore atletico, direttore di gara. Vedete, con questa freccetta sotto ho portato già il primo cambiamento che troverete in questo DM del 31 maggio. Anche naturalmente ho inserito a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo. Vedete, i corrispettivi hanno aggiunto l'articolo 25, devono essere dati a favore di soggetti dell'ordinamento sportivo. Vedete che il tesserato è diventato pieno titolo insieme alla tipizzazione degli altri sette elementi, è diventato, diciamo, viene consacrato all'interno della tipizzazione dei lavoratori sportivi. Con questa addenda che vedete, che poi richiama l'articolo 15 del decreto legislativo, a pieno titolo, quindi i tesserati potranno diventare appartenere, diciamo, al mondo del lavoro sportivo. Vedete che richiamo sempre queste codificazioni all'articolo 2, perché è di là che dobbiamo passare per capire bene quali sono le disposizioni che hanno rinnovato il mondo dello sport. Abbiamo l'articolo 2, viene richiamato ancora una volta, ci tengo molto a specificarlo, la portata del decreto: direttore di gara, direttore sportivo, direttore tecnico. Poi abbiamo ancora richiamato nell'articolo 17 i tecnici dirigenti sportivi, di nuovo istruttori, allenatori, maestri e selezionatori. Tutto questo porterà poi alla mia conclusione, fra ancora qualche minuto, non me ne abbiate. Sono sfortunato, non lo so, visto che sono anche moderatore, ma finirò presto. Vedete, l'istruttore chi è? Colui che insegna uno o più specifiche discipline sportive o gruppi a singoli individuali. L'allenatore è colui che gestisce la preparazione tecnica e psicologica, diciamo, all'interno di una squadra. Ecco che arrivo agli amici studenti, giovani, che faranno del loro percorso universitario il loro futuro, e vi assicuro che ce ne sarà da lavorare per voi, perché si apriranno delle porte importanti. Vedete un po' che il decreto legislativo 36 all'articolo 41 inizia, anche in questo caso viviamo un processo di specializzazione, di intensificazione della norma nell'andare a creare figure professionali sempre più importanti. Vedete il kinesiologo di base, kinesiologo delle attività motorie preventive adattate, kinesiologia dello sportivo, del manager dello sport. Non mi posso dilungare, abbiate pazienza. Questi soggetti sono soggetti che coordineranno naturalmente le attività sportive, a ragion del vero, l'articolo 42 del decreto legislativo 36 poi consente in ogni caso di poter diciamo, prestare la propria opera all'interno dei vostri enti sportivi, anche coloro i quali in qualche modo hanno preso ottenuto abilitazione all'interno delle discipline sportive associate, del CONI, eccetera. Sto volgendo al termine con le ultime slide ad effetti quasi speciali. Vedete una sola figura del lavoratore sportivo. Vedete che il lavoro professionistico e il lavoro nel dilettantistico andranno a consolidarsi in un'unica figura, il lavoratore sportivo. Viene richiamato tutto questo dall'articolo 25,1, attraverso il quale, col quale vedrete un attimo qual è la consistenza di questa norma. Ripropongo questa slide nel farvi capire che, ecco qua, senza alcuna distinzione di genere ed indipendentemente dal settore professionistico. Vedete la grande distinzione che oggi noi abbiamo fino ad oggi verificato è che il lavoratore sportivo, professionista e dipendente era solo all'interno di quattro tipologie di finalità sportive, ciò legittimate dalle federazioni calcio, basket, ciclismo e questioni economiche, finanziarie. Le altre entità erano tutte da annoverarsi all'interno del dilettantismo sportivo. Vedete, oggi questa chiusura non c'è più, siamo tutti allo stesso start, siamo tutti lavoratori. Vado avanti perché sarò ancora oltremodo rapidissimo, temo di dover saltare questa slide perché altrimenti davvero... Ecco qua, no, questa la diciamo, ecco qua, arriviamo alla conclusione per farvi capire che è lavoratore subordinato chi esercita attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità e prevalenza, lavoro autonomo, colui il quale ha un'attività occasionale.
Questa è richiamata dalla legge 91-81, la legge sul professionismo che oggi viene abrogata, per rientrare a pieno titolo nel decreto legislativo 36, vedete che viene richiamata in fondo a destra in rosso, e comunque subordinato, lavoratore sportivo è subordinato anche qualora se si superano le 24 ore, naturalmente questo è il prima 91-81 e il dopo. Credo di poter dare la parola al tenente colonnello della Guardia di Finanza, perché altrimenti non riesco a far intervenire gli altri. Vi ringrazio di avermi ascoltato. Prego, tenente colonnello. Buongiorno, ringrazio la federazione per l'invito e il dottor Fraternali per questo invito che come comando abbiamo ritenuto di accettare con molto piacere. Nell'attesa che intanto iniziano quelle slide, vi dico che l'intervento riguarderà principalmente come funzionano i nostri controlli, come potrebbero anche funzionare nei vostri confronti, anche perché una volta c'era quella vecchia barzelletta che dice fermi tutti, quello che fa, madonna, è una rapina? No, è la Guardia di Finanza, cavolo, che è peggio. No, in realtà non è così. In realtà ovviamente il professore ha voluto darvi un inquadramento su quella che è la nuova disciplina, che ancora è tutta in essere. È importante regolamentare un settore. È importante perché la regolamentazione diventa una garanzia per tutti, e proprio nel momento in cui si ha una chiara definizione di quelle che sono le regole, ognuno può scegliere se adeguarvisi o meno ed evitare quelle zone grigie in cui a volte si è stato un po' nell'incertezza del dover dire sì vabbè, ma tanto è una parte piccola, nessuno viene a controllare, però poi quando si veniva a controllare il timore maggiore era proprio quello della riclassificazione del reddito in società commerciale con tutto quello che ne conveniva, perché ovviamente veniva ricostruita un'imposizione tributaria superiore, e questo diventava anche particolarmente difficile per quello che poteva essere una piccola realtà. Noi operiamo sempre sulla base di quelli che sono i poteri che ci vengono affidati, quindi mentre per il cittadino normale si parla di diritto positivo, quindi puoi fare tutto quello che non è espressamente vietato da una norma, per tutti coloro che come noi esercitano un potere, quel potere deve essere dettato da delle norme, e noi quel potere autoritativo lo dobbiamo esercitare secondo delle regole, quindi secondo quelle regole e nei limiti di quelle regole. Andiamo avanti, vi faccio vedere quali sono le nostre prerogative. Qua leggete: presidio di legalità, contrasto all'evasione, all'elusione, abuso del diritto e alle frodi fiscali. L'evasione è un concetto chiaro, c'è una norma che prevede che un determinato soggetto abbia un presupposto impositivo, cioè che debba pagare, se non lo paga si parla di evasione. L'elusione è un concetto un po' più sottile, c'è magari un'agevolazione che è prevista per una determinata categoria e ci si rientra anche se non era quella la volontà del legislatore. Il legislatore intendiamo chi ha fatto quella norma. Sono quelle zone grigie in cui è formalmente corretto, ma non era quella la finalità della norma. Cosa cambia rispetto all'evasione? Cambia come noi lo trattiamo. Nel senso che nell'evasione c'è un accertamento chiaro, nell'elusione si dà la possibilità alla parte di avere una maggiore dialettica, un maggiore contraddittorio. Le frodi fiscali, le frodi sono dei comportamenti concludenti che hanno una particolare complessità e una particolare perniciosità nell'ordinamento. Cosa vuol dire? La frode fiscale è qualcosa di veramente invasivo, non è semplicemente non ho dichiarato degli elementi attivi di reddito, ho dichiarato dei costi che in realtà non c'erano. La frode è un meccanismo più penetrante, più potente. I poteri lì erano citati, sono delle... questa è una vecchia norma, la 7 gennaio del 29, è quella che ci dava il perimetro dei nostri poteri. Poi sono subentrate la 633, la 600 in materia di IVA e imposte dirette,
E da ultimo la 68-2001, che per noi è stata, diciamo, una rivoluzione, si è passato dal concetto di polizia tributaria al concetto di polizia economico-finanziaria, perché ormai non si va, non è più la Guardia di Finanza che va a fare solo le verifiche fiscali, che fa solo l'accertamento delle tasse, ma si va a vedere anche la parte della tutela delle uscite dal bilancio, perché così come è importante vedere che tutti i soggetti paghino, è anche importantissimo vedere come quei soldi vengono spesi. L'anno scorso abbiamo avuto tutto il discorso sui crediti d'imposta, sui crediti edilizi. Proprio da Rimini è partita un'operazione grossa, Free Credit, da là è partito poi anche qualche innovazione normativa, perché per una vulnerabilità dettata dall'emergenza poi si era aperto un mondo a delle frodi che sono costate miliardi di euro al bilancio nazionale. E quella non era un'evasione, era una frode su una parte di uscite, perché erano crediti emergenziali. Questa che viene citato, magari si vede poco, è una circolare del 2017, noi la chiamiamo la 1-2018. Ogni 10 anni facciamo un manuale nuovo su quella che è l'attività di verifica. In questa circolare 1-2018, che sono 4 tomi da 250 pagine, è esplicato come noi dobbiamo fare i controlli. Ovviamente non vi posso parlare di tutta la parte, vi parlerò, diciamo, dell'argomento che a voi può interessare di più. Questo è semplicemente quello che noi facciamo, quindi le indagini di polizia giudiziaria, si intende quando si perseguono i reati. Quindi la polizia giudiziaria è una funzione, non è un corpo. La polizia giudiziaria è una funzione che esercitano tutte le forze di polizia nel momento in cui perseguono un reato. Gli interventi di carattere amministrativo riguardano tutto quello che non sono reati, quindi anche la parte tributaria. Verifiche e controlli fiscali. Noi distinguiamo tra le verifiche e i controlli. Le verifiche sono degli accertamenti approfonditi che possono riguardare uno o più anni, però vanno a scandagliare tutta la storia, tutti gli aspetti della società, del gruppo che noi andiamo a verificare. Il controllo invece è un controllo speditivo che va a riguardare solo determinati atti di gestione. Può essere, ad esempio, vado a vedere solo l'IVA, vado a vedere solo il lavoro nero, vado a vedere determinati aspetti. Fonti di attivazione. Sfatiamo un mito. Non c'è il nemico che mi guarda, che mi manda la Guardia di Finanza per fare il controllo alla palestra nemica. Le nostre fonti di attivazione sono più che altro, noi prendiamo i precedenti del reparto, cioè qual è la storia dei vari contribuenti, andiamo a vedere le varie attivazioni dalle pattuglie che abbiamo sul territorio, quello che va a fare scontrine ricevute che mi dice lì ci stanno troppi lavoratori, andiamo a vedere se ce n'è qualcuno in nero. Può essere anche una ricerca su fonti aperte, uno che dice io sono l'imprenditore dell'anno, vai a vedere società sportiva dilettantistica, milioni di euro, e poi non è un concetto di dilettantismo. Possiamo agire anche sulla sorta di analisi di rischio, vuol dire che ogni anno noi abbiamo una combinazione di elementi che a noi fanno presagire che in quel determinato settore ci potrebbe essere dell'evasione. Poi non è detto che ci sia. Non è detto che un controllo o una verifica della Guardia di Finanza si debba per forza concludere con una sanzione. Magari c'era un alert di rischio che poi si è verificato non corrispondente effettivamente a un'evasione. Però tendenzialmente operiamo veramente poco sugli esposti, soprattutto anonimi. Operiamo veramente poco sulla chiamata del confidente. Per lo più è tutta attività di iniziativa, come vi dicevamo prima, sulla parte di analisi di rischio. Competenze è una... cosa vuol dire competenze? Vuol dire che noi abbiamo una struttura complessa e sul territorio ci sono dei reparti a competenza generale, territoriali, quindi quelli che ci sono anche nei paesini piccoli, e poi ci sono i nuclei di polizia economico-finanziaria, la vecchia denominazione era polizia tributaria, che operano su tutta la provincia. A seconda dei reparti ci sono competenze diverse, quindi si va a ragionare per volume
per volume d'affari, abbiamo una fascia per volume d'affari, quindi fino a 5 milioni di euro di volume d'affari per noi sono le piccole dimensioni, da 5 a 100 sono le medie, da 100 in su sono le rilevanti dimensioni. Cosa cambia? Cambia la fase di programmazione, cambia chi autorizza quella verifica. Che vuol dire chi autorizza? Non è che la pattuglia che sta su strada decide di andare a fare un controllo, una verifica ad una palestra o a una società. La programmazione delle verifiche è periodica, è semestrale. Cosa vuol dire? Che semestralmente si vanno a mettere in programmazione, cioè si va a fare un elenco di quelle che sono le attività alle quali si può fare una verifica o un controllo. Quell'elenco poi viene approvato, nel caso delle piccole e medie dimensioni, dal comandante provinciale, che non è un comando operativo ma è un comando di coordinamento, per le rilevanti dimensioni dal comando regionale. Questa è una funzione di garanzia, che vuol dire non si lascia spazio a tutti di poter decidere quale soggetto mettere a controllo. La fase della programmazione per noi è fondamentale, primo per non sprecare risorse, perché se io decido di fare un controllo, una verifica, devo essere, non dico sicuro, ma ci deve essere una probabilità che ci sia effettivamente qualcosa da riscuotere. Devo anche avere una priorità sulla base della consistenza patrimoniale. Tra due soggetti, uno che è solvibile e uno meno, devo dare priorità a quello che è solvibile per l'interesse dello Stato, no? Devo portare, devo recuperare qualcosa. Mediamente si dice che dal bilancio noi riusciamo a riscuotere più di quello che costiamo a livello nazionale ogni anno. Quindi è una di quelle amministrazioni che recupera più di quello che è costata un'organizzazione. Quindi la funzione della programmazione è proprio quella di andare a selezionare i soggetti. Questo prima di tutto perché se io decido di impiegare il lavoro di una pattuglia di mesi su un soggetto, quel lavoro mi deve portare qualcosa indietro. Secondo, perché nella fase della programmazione c'è anche un'autorità che verifica i presupposti. Vuol dire, chi mi prepara le proposte di programmazione mi mette dentro degli elementi. Io li valuto, se a me piacciono, faccio la mia scheda di programmazione, il comando provinciale che è sovraordinato deve andare a valutare a freddo, cioè sulla base di quelle schede, se quel soggetto merita o meno di ricevere un nostro controllo. Merita in che senso? Merita sulla base degli elementi di rischio che noi proponiamo. Quindi questo era importante stabilirlo, perché dovete capire che ogni verifica, ogni controllo che viene effettuato ha una storia dietro. Viene programmata e poi viene preparata. Cioè abbiamo un coordinamento con l'Agenzia delle Entrate, perché per evitare che oggi entriamo noi e domani entra l'Agenzia delle Entrate, il che potrebbe essere un problema. Quindi abbiamo un previo coordinamento. Quindi vi ho spiegato anche l'iter di approvazione. La preparazione, il piano verifica sono degli atti, sono degli elementi, delle fasi, diciamo, nelle quali la pattuglia si programma l'intervento, o meglio, non si programma, si prepara l'intervento. Vado a vedere dove è il soggetto che voglio andare a controllare, vado a fare dei sopralluoghi prima, vado a vedere su fonti aperte chi sono i soggetti. Questo che vuol dire che noi comunque cerchiamo di avere quante più informazioni possibili. Questo da un lato ci serve ad evitare che un soggetto che è in regola venga controllato, perché inevitabilmente è un fastidio. Ovvio che a nessuno piace ricevere il controllo, la verifica da parte nostra, però è necessario. L'accesso, atto amministrativo di natura autoritativa, consiste nel potere di entrare o permanere anche senza o contro il consenso dell'avente diritto nei locali destinati all'attività o all'abitazione. Quindi abbiamo detto è un potere autoritativo. Prima abbiamo detto lo esercitiamo solo nei limiti di quello che è previsto per legge e con quelle modalità. L'accesso vuol dire che anche se quell'attività commerciale non vuole consentire, noi dobbiamo entrare. Non è scontato, non è in automatico, è consentito, altrimenti non lo potremmo fare. Il luogo di intervento, avete letto, può essere o la sede della società
o l'abitazione. Quando è che diventa l'abitazione? Perché altrimenti dici, ma allora mi venite pure a caso. L'abitazione entra in gioco su autorizzazione del procuratore nel momento in cui ci sono elementi che lasciano presagire che presso l'abitazione io posso trovare un qualcosa che mi aiuti a fare la verifica e il controllo. Ora lo capite meglio con gli altri. Qual è la fase dell'accesso? Questa è una parte che vi riguarda. La presentazione con le modalità di rito. Vuol dire che se io arrivo, se la mia pattuglia arriva, deve dire chi è. Perché tipicamente noi lavoriamo in borghese. Perché lavoriamo in borghese? Per non darvi fastidio o per darvene il meno possibile. Perché se si sa che la Guardia di Finanza sta facendo un controllo, magari può essere visto di malocchio, ah, chissà che ha combinato. Magari è un controllo di routine, c'era un'analisi di rischio, c'era un alert, ma poi in realtà non c'era evasione. Però se noi arriviamo con 4 macchine, tutte in divisa, entriamo militarmente, giustamente la gente poi si preoccupa. Poi un conto è una palestra, un conto è uno studio legale, un conto è uno studio tributario, un conto è una società molto in vista. Quindi il fatto di entrare in borghese, il fatto di dare meno notizie possibili all'esterno, a chi non è interessato, è una funzione di garanzia nei confronti del contribuente. La presentazione di rito, che vuol dire? Faccio vedere il tesserino. Tutti i componenti della pattuglia vi dovranno far vedere il tesserino. Perché? Perché voi dovete sapere chi è che entra. Perché se no si presenta Cicillo Cacace e dice io sono della Guardia di Finanza. E poi non è. Quindi il tesserino voi avete il diritto di vederlo. Così come quello che si chiama il foglio di servizio. Il foglio di servizio è l'autorizzazione che il comandante di reparto dà a quei militari di poter entrare. Quindi è vero che la Guardia di Finanza ha il potere di accesso, ma non è che tutti i finanzieri hanno il potere di accesso. Possono entrare solo quei 2, quei 4, quei 6, quegli 8 finanzieri che il comandante di reparto autorizza e gli rilascia il foglio di servizio. Quindi nel foglio di servizio dovete trovare gli stessi nomi di quelli che vengono col tesserino. Informazioni sui motivi della visita. Vi dobbiamo spiegare perché siamo là. Voglio controllare gli ultimi 4 anni, voglio vedere solo un aspetto, voglio vedere quanti dipendenti c'hai, voglio vedere il personal trainer quante ore ha fatto, voglio vedere quanti iscritti ci sono, voglio vedere se sono tutti tesserati, voglio vedere chi si allena. Questo può avvenire in maniera più o meno invasiva. Se c'è collaborazione si può fare tutto, diciamo, anche in maniera molto riservata. Quindi tipicamente noi entriamo, la prima cosa che facciamo è chiedere i documenti dei dipendenti. Però un conto è entrare e dire fermi tutti, tutti lontano dal computer, fermi tutti, dateci i documenti, facendo sapere a tutti i vostri clienti quello che noi stiamo facendo. Un altro conto è parlare con il direttore e dire fammi venire uno a uno i dipendenti, vengono col documento, poi noi li intervistiamo e vediamo che fanno. Ovviamente non è che vi aspettate che arriva la pattuglia da un lato e il dipendente se ne va di nascosto dall'altro lato. Quando si programmano questi interventi, sempre in via riservata, però ci sarà anche qualcuno fuori che serve ad evitare, come è successo altre volte, che c'era il lavoratore cinese nascosto sotto la macchina da cucire, quello che se ne scappava dalle fognature. Succede perché giustamente poi quelli sono momenti di pausa. Notifica del foglio di servizio, ve l'ho spiegato prima. Quindi i motivi dell'accesso e cosa riguarda quel controllo. Tipicamente quando si va per scontrini e ricevute è la pattuglia, c'ha l'ordine di accedere verso in alcuni locali, chiede, ferma il cliente, entra, vede la registrazione. Nel caso della palestra potrebbe essere avere ovviamente tutte le scritture obbligatorie, ma soprattutto vedere i soci, i collaboratori. Vado veloce perché devo stare nel mio tempo, lo so. Vi rubo altri 5. Ricerche e acquisizioni documentali, ispezioni documentali, verificazioni e altre rilevazioni. Che vuol dire? Noi entriamo, ci servono le vostre scritture, quelle che sono obbligatorie. Ma oltre a quello possiamo ricercare anche l'extra contabile, perché chiaramente chi fa evasione non è che lo dichiara su quelle che sono le scritture contabili. Quindi il potere che noi abbiamo è quello di ricercare qualunque cosa, appunti, blocco notes. Quando aprire il computer, aprire la casella di posta elettronica,
aprire il cloud al quale si è collegati. Poi ci sono distinzioni, quindi ad esempio le email che non sono state lette noi le possiamo aprire solo su autorizzazione del magistrato. Se c'è una cassaforte o un plico chiuso noi lo possiamo aprire solo su autorizzazione del magistrato, oppure col consenso della parte. Chiaro che se io chiedo di aprire un armadietto e quello non me lo apre, non è che mi crea un grosso problema. Chiamo il magistrato, sono in attività di verifica, me lo apre. Chiaro che poi mi venga a porre il problema, perché non me lo voleva aprire? Però l'importante è che sappiate che il potere c'è. Quindi c'è il potere di prendere tutte le pendrive. In alcuni casi si prendono anche gli apparati informatici dei soggetti che hanno responsabilità di gestione. Oppure di particolari collaboratori. Dici, ma perché devo prendere il telefonino, il computer, la pendrive del collaboratore? Quello è un dipendente. Perché a volte quello che è il dipendente invece è l'amministratore di fatto. Quindi noi non lo possiamo escludere. Verificazione e altre rilevazioni sono i controlli di coerenza. Mi dici che hai comprato un macchinario, voglio vedere se c'è il macchinario. Mi dici che c'hai 20 collaboratori, voglio vedere se ci sono. Mi dici che sono tutti assunti, voglio vedere se è vero. Quindi il potere di verificazione e ricerca riguarda la possibilità di andare a scandagliare tutto. Quindi sappiate che nel momento in cui la pattuglia, con il foglio di servizio autorizzato al comandante reparto, con la modalità di rito di presentazione del tesserino, poi c'è il potere di controllare tutto. Verrà rilasciato anche un foglio che sono i diritti del contribuente, questo perché è importante che il contribuente sappia quali sono i suoi diritti, la permanenza che noi possiamo avere presso quella sede, tutta una serie di garanzie. Quindi negli anni l'approccio si è sempre più orientato nell'avere una collaborazione col contribuente e dare anche meno fastidio possibile all'attività. Questo non esclude che in particolari casi si possa arrivare in forze con le pattuglie, con le macchine con i colori d'istituto, la gente con la mitraglietta e il giubbetto dei proiettili. Dite, ma perché? Per controllare la palestra? No, ma ci sono determinati contesti in cui la verifica fiscale può essere anche un grimaldello per fare altre attività. Quindi, a seconda della situazione, si applica un potere più o meno estensivo. Se c'è la collaborazione, mi chiamo il dipendente uno per uno. Se la collaborazione non c'è, c'è comunque il potere di bloccare tutta l'attività. Quindi poi quello dipende da come procede. Vado velocemente, processo verbale di verifica giornaliero, ogni giorno riepiloghiamo quelle che sono le nostre attività. Questo è a garanzia sempre del contribuente. Se la verifica dura, ovviamente non durerà un giorno, dura più giorni, in questo documento viene riepilogato tutto quello che viene fatto quel giorno. Conclusione dell'intervento, si fa un processo verbale di constatazione finale. C'è una fase contraddittoria con la parte, quello può dare le sue ragioni per determinate scelte aziendali. Comunicazioni poi vengono fatte al contribuente in modo poi da relazionarsi con l'agenzia delle entrate, alla quale andranno i nostri verbali, perché noi facciamo la constatazione, l'agenzia delle entrate fa la contestazione. Chiudo dicendo semplicemente, queste occasioni di confronto riteniamo sempre che siano importanti, perché da un lato voi dovete sapere come ci muoviamo noi, dall'altro l'invito è chiaramente quello di favorire questo sviluppo, questa proliferazione normativa, vedendola non come un ostacolo ma come una garanzia anche a tutela della concorrenza, perché se poi ci sono tutti gli operatori che si conformano e quello che sta fuori regola, ovviamente può anche praticare dei prezzi diversi che vanno a svantaggio di chi invece sta nel chiaro. Vi ringrazio per l'attenzione e cedo la parola. Ecco, devo dire in effetti, dato che insieme anche agli altri colleghi spesso abbiamo, diciamo, condividiamo le operazioni di verifica con la Guardia di Finanza, io opero evidentemente in qualità di professionista, devo dire, ho sempre, ma non perché il colonnello è qua presente, ha avuto una grande disponibilità anche in termini di professionalità delle maestranze, degli ufficiali che operano, quindi è vero, devo dire,
avessimo, diciamo, dei dubbi, ma in effetti alcune volte i contrasti, le verifiche mettono sempre qualche un po' di ansia agli imprenditori, ma devo dire che non ci sono mai stati interventi, diciamo, fortemente invasivi da parte della Guardia di Finanza, almeno per la mia esperienza che ho avuto qualche problema. Bene, ringrazio il tenente colonnello Roberto Russo e Guido Martinelli non lo vedo, ma lo invitiamo a presenziare a distanza. Grazie Guido, ti saluto e ti do la parola. Vedi tu di tenerti 45-50 minuti, non di più, però. Okay? Bene, cercherò di rispettare i tempi. Ringrazio tutti, ringrazio i partecipanti. Credo che questo sia un convegno che arrivi in una giornata importante come quella di oggi, che è alla vigilia, come si dicevi tu, di una riforma straordinaria. Vediamo di mettere Guido, un secondo solo che cerchiamo di alzare il volume perché ti sentiamo un po' poco. Bene, a questo punto aspettiamo intanto. Minuto solo. Intanto racconto un aneddoto mentre. Intanto se tu puoi alzare un po' la voce, se puoi. Sì, io alzo la voce mentre voi fate le prove, io vi racconto anche un aneddoto che mi è capitato a proposito di verifiche della Guardia di Finanza. Tenente colonnello, me l'ha fatto venire in mente, qualche anno fa improvvisamente mi arrivano in studio, capito, tutti in divisa, tutti con la mitraglietta, ed ero quasi sconvolto, dico, cosa ho fatto? In realtà poi era semplicemente il comandante del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle che mi passava a salutare da Bologna, capito? Soltanto che essendo diciamo avendo la scorta, capito, arrivavano messi così. Poi, quindi per dire che non sempre, capito, è un dato negativo. Adesso ditemi se posso partire. Posso partire. Bene, credo che dobbiamo mettere un po' in fila un po' di cose, perché altrimenti rischiamo di fare confusione. Tu, Fabio, nel tuo intervento hai già fatto cenno a una serie di fattispecie che però al momento non sono ufficiali. Quindi mi raccomando, i 200.000 euro a cui ha fatto riferimento il dottor Fraternali, le 24 ore a cui ha fatto riferimento il dottor Fraternali saranno così, ma oggi non sono così. Nel senso che, ricordiamoci, in questo momento noi abbiamo la certezza che il 1° luglio la riforma parte con il testo attuale, perché comunque il decreto correttivo, quello approvato diciamo l'altro ieri in Consiglio dei Ministri, è un decreto che prima di andare in Gazzetta Ufficiale deve fare ancora tutto un suo percorso, deve andare ancora alla Commissione Parlamentari e deve tornare in Consiglio dei Ministri. Quindi le eventuali modifiche, se e quando ci saranno, avranno comunque vigore effettivamente il 1° luglio. Quindi primo dato, signori, siamo il 1° luglio con il testo attuale del decreto legislativo 36. Le eventuali modifiche le vedremo, le esamineremo quando saranno vigenti. Al momento non lo sono e sicuramente non lo saranno, capito, entro il 1° luglio. Prima, io ho un ritorno, se riuscite in qualche modo a eliminarmelo, perché ho un ritorno, capito, abbastanza antipatico. Ho dei rumori, magari se riuscite a spegnere il microfono della sala. B, ecco, già andiamo molto meglio. Ho soldato quindi che il 1° luglio partirà la riforma con il testo attuale. Ho soldato quindi che sarà modificato sicuramente con alcune novità che il dottor Fraternali vi ha già anticipato, ma non vorrei che ci confondessimo. Al momento quelle che ha detto il dottor Fraternali non sono ancora in vigore, lo saranno sicuramente post 1° luglio. Vediamo in realtà questo decreto cos'è. Questo decreto non fa altro che rendere
oggettiva una situazione che era già tale. Io mi sono sempre sorpreso molto a quando la gente ha visto questa riforma come riforma epocale. Perché in realtà questa riforma non è una riforma epocale. Perché in realtà noi continuiamo, quando parliamo di lavoro sportivo, a confrontare la disciplina che sarà applicabile a partire dal 1 luglio con la disciplina con cui siamo stati abituati ad applicare i compensi sportivi fino ad oggi, ossia con i famosi redditi diversi, quel famoso articolo 67 a cui faceva riferimento anche il professor Fraternali, articolo 67 che però la Corte di Cassazione in 37 sentenze fra dicembre e gennaio 21-22 aveva già detto che fino ad oggi avevamo applicato male e che quindi comunque anche lo sport dilettantistico, anche lo sport quindi non professionistico, era uno sport in cui i rapporti di lavoro dovevano essere gestiti come rapporti di lavoro. Quindi non esiste soltanto perché facciamo sport dilettantistico un terzo genus, una fattispecie atipica, così come speravamo, così come pensavamo, capito, di poter introdurre. No, la Cassazione prima, il decreto di riforma dopo, hanno detto a chiare lettere che quando parliamo di attività svolta dietro compenso, dietro retribuzione, per un'attività professionale, per un esercizio continuativo di un'attività lavorativa, bene, in casi di questo genere dobbiamo necessariamente fare riferimento a quelli che sono gli ordinari rapporti di lavoro per come stabiliti dal codice civile 2222 lavoro autonomo, 2094 rapporti di lavoro subordinato. B, non possiamo stupirci perché lo sport era l'unico sport che era l'unico settore merceologico, l'unico settore, diciamo così, economico che aveva questo tipo di agevolazioni. Quindi non è stato fatto altro che far rientrare anche lo sport in quella che è la disciplina che applicano i servizi sociali, in quella che è la disciplina che applicano i servizi culturali, in quello che è la disciplina che applicano i servizi assistenziali. Quindi, così come non esistono i rimborsi forfettari per gli autisti delle autoambulanze o non esistono i rimborsi forfettari per gli artisti o per i partecipanti ancora ecclesiale, così capito, non esistono più rimborsi forfettari per il mondo dello sport dilettantistico. Quindi prima novità, dobbiamo prendere atto, dobbiamo, diciamo così, convincerci che non esiste più l'articolo 67, non esistono più 10.000 euro. Dal 1 luglio, quindi, sotto questo profilo, dobbiamo andare a ricostruire tutti i rapporti di lavoro e il problema che si andrà a porre è quello che dovremmo andare a inquadrare questi rapporti di lavoro. Cosa significa dover andare a inquadrare questi rapporti di lavoro? Dovremmo andare a verificare essenzialmente se questi rapporti di lavoro costituiscono rapporti di lavoro autonomo o rapporti di lavoro subordinato. E questa è sicuramente la scelta più impegnativa. Noi fino ad oggi avevamo semplicemente, capito, messo fra i redditi diversi qualsiasi tipo di attività venisse svolta in nostro favore dietro il pagamento di un corrispettivo. Quindi qualsiasi persona operasse non nell'ambito di un contratto d'appalto operasse in nostro favore, noi l'avevamo pagato fino adesso con i cosiddetti compensi sportivi. L'avevamo pagato male, la Cassazione l'ha detto chiaramente, ma diciamo fortunatamente la riforma ha anche al suo interno un provvedimento di sanatoria sul passato, quindi la circostanza che fino ad oggi avessimo pagato male queste prestazioni è sicuramente oggi come oggi, diciamo così, superabile in virtù di questo provvedimento di sanatoria, capito, che è inserito all'interno di questa riforma. Quindi finalmente, e questo lo dico con soddisfazione agli studenti, io ho insegnato scienze motorie per 20 anni, ho insegnato a scienze motorie per 20 anni e quindi credo di essere estremamente affezionato a tutti gli studenti di scienze motorie. Beh, questo quindi cosa significa? Che finalmente nella vostra prospettiva non ci sarà più un lavoro dequalificato e privo di tutele, ma finalmente, capito, avremo
le giuste tutele di qualsiasi lavoratore anche all'interno dello sport dilettantistico. Questo significherà collocare all'interno dello sport dilettantistico termini come cassa integrazione, come maternità, infortunio, paternità, disoccupazione, crediti privilegiati in caso di crisi di impresa, capito, della palestra dove lavoriamo. Quindi sicuramente una serie di istituti, diciamo così, di civiltà sociale che fino ad oggi lo sport aveva rifiutato e a mio avviso malamente. Devo dirvi quindi non sono preoccupato del fatto che ci sarà la fine del mondo, perché inevitabilmente qualche contraccolpo queste modifiche, queste novità lo porterà, ma è altrettanto vero, ripeto, che così come sono sopravvissuti a questi contraccolpi altri settori, pur diciamo così legati al sociale, come vi dicevo, cultura, assistenza sociale, solidarietà, non vedo perché non potremmo riuscire a resisterci anche noi. Quindi vi dicevo, sicuramente il problema maggiore, diciamo così, è quello di andare a individuare se il rapporto che si va a instaurare è un rapporto di lavoro autonomo o un rapporto di lavoro subordinato. Non c'è più quella direzione univoca che abbiamo percorso fino ad oggi. E quindi dobbiamo dire, è autonomo o è subordinato? Qualcuno qui potrebbe dirmi, ma non si poteva evitare di farci fare questa scelta? Non si poteva evitare di andare a definire se questo rapporto fosse collocabile fra quelli di rapporto di lavoro autonomo, fra quelli di rapporto di lavoro subordinato? Purtroppo no. Purtroppo no. Perché? Perché la Corte Costituzionale prima e la Corte di Cassazione dopo hanno in maniera inequivocabile affermato che non ci potesse essere una disponibilità del rapporto di lavoro. Ossia, nel caso in cui un rapporto sia per i principi generali da ritenersi come rapporto di lavoro subordinato, questo non potrà essere ritenuto diversamente né per forza di legge né per volontà delle parti. Quindi se un rapporto è subordinato, il rapporto rimane subordinato sempre e comunque. Quindi evidentemente non si poteva introdurre alcun tipo di scelte obbligate. E quindi il primo aspetto, il primo adempimento che noi dovremmo fare a partire dal 1 luglio, noi come, diciamo così, mondo dello sport, è appunto quello di dividere fra attività sportive prestate in maniera da lavoratore subordinato e in maniera da lavoratore autonomo. Secondo passaggio, e questo è un altro passaggio molto delicato, perché tutta la nuova disciplina sui compensi per lavoro sportivo è una disciplina che si applica esclusivamente ai soggetti dell'ordinamento sportivo e quindi alle attività fatte all'interno dell'ordinamento sportivo. Quindi questo cosa starà a significare? Starà a significare che in tutti quei casi in cui l'attività, ad esempio del tecnico, sia un'attività cavaliere fra il mondo sportivo e il mondo civile, questo tecnico dovrà avere di fatto due amministrazioni, uno per il mondo civile e l'altro per il mondo sportivo. L'esempio classico è quello del maestro di tennis o dell'istruttore di nuoto che fa attività sia per il circolo nuoto sia per il circolo tennis, sia fa attività per l'albergo 5 stelle, l'albergo 4 stelle, il villaggio vacanze, che hanno una piscina, che hanno un campo da tennis, dove fanno corse di nuoto, dove fanno corse di tennis. Bene, cosa accadrà? Accadrà che evidentemente per l'attività che il nostro maestro di tennis, il nostro istruttore di nuoto farà per un soggetto dell'ordinamento sportivo, ossia per un'associazione o società sportiva dilettantistica, si applicheranno le regole specifiche previste da questa riforma. Ma nel momento in cui questa prestazione venisse fatta, diciamo così, per soggetti esterni all'ordinamento sportivo,
Ecco, bisogna che voi immediatamente recepiate che in questo caso si applicheranno necessariamente le norme generali, diciamo, di ogni rapporto di lavoro. Quindi non ci sarà nessuna agevolazione. Quindi, ad esempio, il personal trainer che fa attività, capito, per persone fisiche e quindi, diciamo così, fra virgolette, fattura a persona fisica, non avrà nessun tipo di agevolazione, cioè dovrà continuare a fatturare così come l'ha fatto fino ad oggi, dovrà continuare a fatturare, capito, con la sua IVA al 22%, come l'ha fatta fino ad oggi, lo continuerà a fare dopo. Ossia non ci sarà nessuna possibilità di far rientrare una prestazione che non rientri fra le discipline sportive riconosciute dal CONI in qualche modo nell'ambito, diciamo così, delle agevolazioni previste per il lavoro sportivo dilettantistico. Quindi, secondo passaggio, dobbiamo distinguere nettamente fra attività lavorativa svolta nell'ambito dello sport, quindi riferita espressamente a una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI, da quella che è invece un'attività esterna, e quindi, tanto per intenderci, attività di potenziamento, ginnastica posturale, attività di potenziamento, corsi gag, tanto per dire i primi che mi vengono in mente. Attenzione che questi, anche se venissero svolti in favore di un'associazione o società sportiva dilettantistica, rientrerebbero nei criteri generali del rapporto di lavoro, cioè non potrebbero godere di alcun tipo di agevolazione o di trattamento particolare, perché le agevolazioni o trattamenti particolari di cui stiamo parlando si riferiscono esclusivamente a soggetti che stanno facendo una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI. Terzo step, e qui mi rifaccio a una slide che ha proiettato prima il professor Fraternali. Quando parliamo di lavoro sportivo, parliamo di categorie specifiche di lavoratori. Le riepiloghiamo: atleti, allenatori, istruttori, direttori sportivi, direttori tecnici, preparatori atletici, direttori di gara e ogni altra figura di carattere tecnico prevista dai regolamenti specifici della disciplina sportiva praticata. Solo questi sono lavoratori sportivi. Quindi questo cosa sta a significare? Sta a significare che l'addetto alle pulizie, il custode, il manutentore, l'animatore dei centri estivi, l'animatore che accompagna i bambini negli spogliatoi e li aiuta a cambiarsi, bene, sono tutte figure che l'addetto al marketing, sono tutte figure, l'addetto al posto di ristoro, sono tutte figure che in nessun modo potranno rientrare nell'ambito del concetto di lavoro sportivo e quindi dovranno essere inquadrate secondo quelli che sono i parametri generali del rapporto di lavoro. Quindi nei loro confronti noi non potremmo avere nessun tipo di agevolazione. Quindi abbiamo detto problema di qualificazione del rapporto, problema di inquadrare gli operatori nell'ambito di quello del quale stanno svolgendo effettivamente una attività sportiva dilettantistica rispetto a quelli che non la stanno facendo. Terzo step. E qui mi rifaccio anche a un altro accenno che mi ha fatto prima il professor Fraternali. Per cercare, diciamo così, di non lasciare, di non creare, diciamo, maggiori rischi di conflittualità, noi cosa ha fatto il decreto? Ha creato una presunzione relativa di rapporto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che è stata fatta una scelta di campo comunque. Si è ritenuto che almeno per quello che è l'attività sportiva dilettantistica, l'inquadramento come rapporto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa fosse quello più vicino alla realtà dei centri sportivi, anche se evidentemente non potrà essere l'unica tipologia di inquadramento.
E quindi vi dicevo, è stata fatta una sorta di favor verso questo inquadramento, favor anche in termini economici, tanto per darvi un'idea, lo stesso lavoratore sportivo inquadrato come lavoratore dipendente rispetto a quello inquadrato come collaboratore coordinato continuativo, c'è una differenza di circa 9 punti percentuali di maggiori costi per il dipendente rispetto al collaboratore coordinante continuativo. Quindi l'ipotesi è: cerchiamo di privilegiare per quanto possibile la collaborazione coordinante continuativa. Detto questo, cosa si è creata? Cosa ha creato il legislatore? Ha creato una sorta di presunzione di collaborazione coordinata e continuativa. E quindi ha detto: se l'impegno che viene richiesto al lavoratore, uno di quei 7 lavoratori di cui dicevamo prima, quindi stiamo parlando esclusivamente di quelli, tutti gli altri non rientrano in questo ragionamento, se l'impegno che chiediamo a quel lavoratore, a quell'istruttore, a quell'allenatore, a quell'atleta, a quel direttore sportivo, non supera le 18 ore settimanali al netto del tempo eventualmente necessario per la partecipazione ad attività agonistiche, bene, in questo caso, quindi nel caso in cui ci trovassimo all'interno di questo range di impegno, bene, la prestazione si presume di collaborazione coordinata e continuativa. Il professor Fraternali ricordava prima, e lo confermo, che è assai probabile che questo tetto delle 18 ore sia elevato a 24, ma al momento ragioniamo su 18 perché a oggi è 18. Cosa significa però? Capiamoci. Significa che sotto le 18 ore è sempre collaborazione coordinata continuativa o sopra le 18 ore è sempre rapporto di lavoro subordinato? No, assolutamente no. Capiamoci quindi su un fatto. Se un rapporto che io ho instaurato è un rapporto di lavoro dipendente, questo sarà da qualificare come rapporto di lavoro dipendente, sia che prevede un impegno inferiore alle 18 ore, sia che prevede un impegno inferiore alle future 24 ore, sia che richiede un impegno superiore alle 18/24 ore. Quindi se è un rapporto di subordinato è sempre subordinato. Ecco allora che sotto questo profilo bisogna stare e fare molta attenzione anche ai contratti, quindi agli accordi che si vanno a concludere con i nostri lavoratori sportivi, perché evidentemente molto poi della qualificazione, anche se evidentemente non tutto, è legata poi al contenuto, al metodo che è stato utilizzato per formalizzare questo tipo di prestazione. E quindi qualcuno potrebbe dirmi: ma allora che senso ha queste 18/24 ore? È semplicemente un problema di onere della prova. Quindi questo cosa sta a significare? Sta a significare che se contrattualmente l'impegno che è stato assunto con il lavoratore sportivo è un impegno che non supera le 18, il lavoratore sportivo dilettante, che non supera le 18 ore settimanali, bene, io posso presumere che questo rapporto sia collaborazione coordinata continuativa. E quindi in questo caso cosa accadrà? Accadrà che soltanto in caso di verifica, l'ispettorato del lavoro, la guardia di finanza, perché no, potrà qualificarmelo diversamente, per poterlo qualificare diversamente, dovrà provare che non si tratti di collaborazione coordinata continuativa. Quindi qui io posso dire: signori, per me cococò e basta. A questo punto sarà onere dell'amministrazione accertatrice andare a verificare e andare a provare al giudice che in realtà invece l'inquadramento era diverso, quindi inevitabilmente in questo caso da lavoratore dipendente. Nel caso in cui invece la prestazione fosse superiore alle 18/24 ore, cosa accade? Che non può essere collaborazione coordinata continuativa? Sì, può continuare tranquillamente a essere collaborazione coordinata continuativa, ma è invertito l'onere della prova. Quindi in questo caso, se la prestazione fosse di durata superiore alle 18 oggi, domani quando sarà 24 ore,
cosa accadrà? Accadrà che in sede di verifica la Guardia di Finanza piuttosto che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro dirà sono lavoratori dipendenti e saremo noi, datori di lavoro in questo caso, che dovremo andare a dimostrare che in realtà invece, capito, la tipologia di lavoro non era quella del dipendente, ma era appunto quello della collaborazione coordinata e continuativa. Quindi vi prego, anche perché su questo l'informazione è stata devastante, vi ha veramente messo completamente fuori strada. Il problema del tetto delle 18 o delle 24 ore è un falso problema, perché è solo un problema di onere della prova. Quindi mi raccomando che sia chiaro per tutti, un rapporto di lavoro dipendente di natura sportiva lo posso avere anche sotto le 18 ore, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa lo posso avere anche sopra le 18 ore. Quindi superare o non superare le 18 ore è irrilevante ai fini dell'inquadramento del rapporto, è solo ed esclusivamente un problema di onere della prova. Non poco, sono d'accordo con voi, ma di onere della prova. In questo quadro dobbiamo fare una piccola considerazione. Ora sì. No, Guido, ti volevo chiedere una cosa. Secondo te, quindi, non, sì, è possibile tutto, non è un po' pericoloso anche alla luce delle 30 sentenze della Cassazione? Assolutamente no. Cioè, ragazzi, qui prevale solo ed esclusivamente la sostanza. Allora, qui, se vogliamo, dobbiamo iniziare a valutare come gestire questi tipi di rapporti. E quindi, se vogliamo che i nostri istruttori facciano quello che diciamo noi, insegnino col metodo che gli diamo noi e magari, capito, se si devono assentare, ci devono chiedere anche il permesso o li autorizziamo, si devono vestire come vogliamo noi, questi ragazzi erano prima, sono adesso, saranno domani, capito, dei lavoratori dipendenti. Quindi il problema è un problema culturale, in questo sì, sono d'accordo con voi, capito, che ci troviamo di fronte a una evoluzione epocale, perché non possiamo più gestire i centri sportivi, capito, in maniera leggera, in maniera soft. C'è un problema proprio, dobbiamo valutare caso per caso. E sotto questo profilo vi stavo proprio dicendo questo. Attenzione che non possiamo più generalizzare. Alla domanda, perdonatemi, se mi date ancora 10 minuti finisco e rispondo a tutte le domande. Alla domanda, come inquadro i miei istruttori? Io gli dico non ti posso rispondere, perché dovremmo fare caso per caso. Cioè, noi potremmo avere sicuramente in palestra, in contemporanea, dei istruttori con partita IVA, dei istruttori dipendenti, dei istruttori collaboratori coordinati e continuativi, perché non c'è una possibile classificazione che valga bene per tutti o che valga per qualsiasi siano le modalità della prestazione. Sotto questo profilo vi devo confermare che una soluzione sicuramente interessante, ma qui do un assist all'amico dottor Andreani, che credo sicuramente parlerà di questo, è operare appunto con istruttori con partita IVA. Ma l'istruttore con partita IVA fa quello che vuole lui perché è un professionista, perché se invece io voglio che l'istruttore faccia quello che voglio io, lo devo assumere. Cioè, questo è un problema vero, cioè non esistono formalismi. Ecco, sappiate che quello che prevale sono le concrete modalità attraverso le quali l'attività viene concretamente svolta. Poi, e non sembri che questo sia una smentita di quello che vi ho appena detto, è chiaro che è sicuramente opportuno una formalizzazione contrattuale del rapporto, ma la formalizzazione contrattuale del rapporto è opportuna a un altro titolo, al di là di poter verificare se venivano previste più o meno 18 ore / 24 per questo tipo di attività. La formalizzazione contrattuale, quindi il contratto scritto, è importante ad altro titolo. Perché dico ad altro titolo? Dico che così noi siamo in grado di valutare una cosa, e cerco di spiegarmi.
nel mondo dello sport è abbastanza diffuso il fatto che ci possano essere connotati parametri che puntano sia al rapporto di lavoro autonomo sia al rapporto di lavoro subordinato. Bene, in casi di questo genere, cioè in tutti quei casi in cui non sia possibile in maniera netta andare a definire se ci siamo trovati di fronte al rapporto di lavoro autonomo, al rapporto di lavoro subordinato, quello che sarà la decisione del giudice, quello che il giudicante andrà a valutare è verificare quale sia stata la comune volontà delle parti al momento dell'instaurazione del rapporto. Ecco allora che cosa di meglio ci possa essere della comune volontà delle parti, quella di andare a verificare cosa le parti hanno scritto. Sotto questo profilo, ricordo, potrebbe essere molto interessante, molto importante, anche operare la certificazione del contratto di lavoro. Cos'è la certificazione del contratto di lavoro? Le commissioni di certificazione esistono presso le università, esistono presso gli uffici provinciali del lavoro, esistono presso alcune camere di commercio. È, diciamo così, una commissione che certifica la natura del contratto a prioristicamente. E quindi questo cosa sta a significare? Che se la commissione di certificazione ha ritenuto che quel contratto è di collaborazione, ad esempio coordinata e continuativa, ripeto, fin tanto che la prestazione rientra in quei parametri previsti da quel contratto, non potrà essere classificata diversamente che non sia appunto la collaborazione coordinata e continuativa. Quindi sotto questo profilo sicuramente, capito, un dato importante. Tre o quattro argomenti ancora velocemente, prometto, come mi è stato detto, che per mezzogiorno finisco e sono a disposizione per eventuali domande. Tre o quattro argomenti ancora, però ho bisogno di parlarvene. Attenzione che la nuova riforma, e stiamo parlando in questo caso di società sportive, associazioni di società sportive, prevede l'incompatibilità tra l'attività retribuita e l'attività di volontario a favore della stessa associazione. Quindi questo cosa sta a significare? Che non si potrà più fare quello che è stato fatto fino ad oggi in maniera anche abbastanza massiva, ossia l'istruttore si fa la sua associazione sportiva dilettantistica, sua fra virgolette, diventa presidente lui, vicepresidente la moglie, segretario la madre e il tesoriere il padre, e poi fa attività e si riconosce un compenso come istruttore. No, al di là che si tratterà di vedere se in questo caso si possa effettivamente parlare di associazione sportiva o meno, va sicuramente detto che questo tipo di comportamento, cioè un'attività a un titolo come volontario si intende una prestazione che è gratuita, esclusivamente gratuita, e ad altro titolo come lavoratore sportivo, è ritenuto incompatibile. Quindi attenzione che questo comportamento, questa prassi sicuramente abbastanza diffusa, è una prassi, capito, che non può continuare a essere percorsa. B. Siamo di fronte al lavoro e quindi si pone il problema dei pubblici dipendenti. Il pubblico dipendente, come è noto, ha un principio generale di divieto di secondo lavoro. E qualora che tutti coloro i quali svolgevano attività onerosa nell'ambito sportivo con continuità e che sono anche pubblici dipendenti, dal 1 luglio, per poter continuare a fare questo tipo di attività, dovranno necessariamente essere autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Quindi non basta più la semplice comunicazione, così come avveniva fino al 30 giugno. E quindi chi di voi si trovasse in questa situazione, che inizi, diciamo così, già ad attivarsi per avere questa autorizzazione. Va detto che il famoso decreto che entrerà in vigore, non sappiamo quando, ma prima o poi entrerà in vigore, ha previsto anche la possibilità del silenzio assenso, questo per mettere in mora la pubblica amministrazione che eventualmente, capito, non desse risposte sotto questo profilo.
ulteriore argomento. Chi ne so oggi? Ne venivano ricordati prima i laureati in scienze motorie con laurea triennale diventeranno kinesiologi di base, i laureati in scienze motorie con laurea specialistica invece diverranno a secondo kinesiologi sportivi, kinesiologi per attività adattata, manager dello sport. Bene, attenzione però a un fatto, che nonostante che la disposizione espressamente riconosca i kinesiologi, non gli affida l'esclusiva dell'attività. Quindi, in assenza di leggi regionali che possano sostenere il contrario, in questo momento tutti i personal trainer, tutti, capito, gli operatori che fino ad oggi hanno operato, che non siano evidentemente kinesiologi, anche dopo questa riforma, ove, ripeto, la legislazione regionale non sia di segno contrario, anche dopo questa riforma possono continuare ad operare. Nel senso che comunque non viene prevista come obbligatoria la presenza del laureato in scienze motorie per quello che riguarda l'attività sportiva dilettantistica, non viene prevista che l'attività del kinesiologo possa essere svolta in esclusiva. Che poi questo sia un bene o sia un male, ne potremo parlare per ore, non voglio assolutamente aprire in questo momento, capito, questo tipo di dibattito. Il dato certo è che in questo momento il ruolo del kinesiologo sicuramente, capito, non è un ruolo principale. Ovviamente, ricordiamoci che quando parliamo di lavoro dobbiamo parlare di iscrizione all'INAIL. Al momento non conosciamo ancora i premi, quindi non siamo ancora in grado di sapere, capito, quanto costerà questa assicurazione all'INAIL. Quando parliamo di lavoro, parliamo di assoggettamento ad IRAP. Anche qui è molto probabile che questo decreto correttivo, questo decreto approvato il 31 maggio, di cui però non è dato il testo ufficiale, quindi per questo grande prudenza sui contenuti, capito, di questo decreto, bene, perché fin tanto che non c'è almeno il testo bollinato diventa estremamente difficile, capito, potersi impegnare professionalmente su quel testo. Bene, con tutti i sei mai del caso, sembra che questo decreto contenga un esonero da IRAP per i compensi fino a 85.000 euro. Quindi almeno questo, diciamo così, potrebbe non essere più un problema. Sicuramente diventa invece un problema molto grosso quello degli adempimenti. In questo momento io non è il mio mestiere, c'è il presidente consulente del lavoro in sala, quindi non voglio assolutamente rubare il mestiere a lui o a tutti i consulenti del lavoro. Diciamo che il decreto prevede certe semplificazioni sul profilo degli adempimenti su cui si sta lavorando, diciamo certi passaggi potrebbero essere semplificati attraverso l'utilizzo del registro attività sportive. Comunque, come credo abbia già anche anticipato il professor Fraternali, per le collaborazioni coordinate continuative gli adempimenti che si sarebbero dovuti fare da luglio a settembre, sempre con il famoso decreto, quindi sempre che quel decreto entri effettivamente in vigore, potranno essere fatti entro il 31 ottobre, per cui avremo tempo o di affidarci ai nostri consulenti del lavoro o di capire questi adempimenti attraverso i portali, diciamo così, come eventualmente, capito, possono essere posti in essere. Abbiamo poi il problema della sicurezza, di guerre. Nel momento in cui abbiamo dei lavoratori, ci dobbiamo porre sicuramente il problema della sicurezza, sicuramente il problema del documento di valutazione dei rischi. E sotto questo profilo vi devo dire, sono estremamente preoccupato. E uno effettivamente degli aspetti della riforma che a me fa maggiormente paura, proprio perché non tiene conto della specificità del luogo di lavoro. Cioè, se io devo applicare il decreto legislativo 81, sì che da simpliciter in un impianto sportivo, capito, dei problemi.
che vi posso dire? Io come dottore di lavoro devo prevenire gli infortuni dei miei dipendenti, e quindi il mio atleta che fa lotta greco-romana e si fa male è colpa mia. Adesso sto banalizzando. In una sala di muscolazione si deve entrare con caschetto e scarpe antinfortunistiche perché ci sono dei carichi pendenti? Ecco, capite, sto evidentemente banalizzando ed estremizzando i concetti. Il problema della sicurezza sul lavoro è sicuramente un problema molto grosso, molto, molto importante per quello che riguarda il mondo, per quello che riguarda l'applicazione al mondo dello sport, e quindi dovremo valutarlo con attenzione. Vedete, volutamente mi sentite ripetere sport, 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 sport. E qui mi volevo riallacciare anche alla relazione che ha tenuto prima l'alto ufficiale della Guardia di Finanza, per segnalare un fatto. Tutte le agevolazioni di cui stiamo parlando, ve l'ho detto all'inizio, ve lo ripeterò alla noia, sono legate strettamente alla pratica di attività sportive. Anche qui, consentitemi un penultimo aneddoto, poi ormai sto finendo. Un penultimo aneddoto: venne in studio da me un titolare di una palestra, presidente di una società sportiva dilettantistica, lamentandosi dell'accertamento che aveva subito in quel caso dell'Agenzia delle Entrate. Io lo accolsi accendendo il maxi schermo della mia sala riunioni e facendogli vedere il suo sito internet. Bene, nel suo sito internet si trovava muscolazione, si trovava dimagrimento, si trovava estetica, si trovava potenziamento, si trovava posturale, non c'era mai la parola sport. E dico, di cosa ti lamenti se ti hanno accertato? Tu non fai sport. Ecco, attenzione, perché l'altra cosa che fa il decreto è che divide l'attività motoria dall'attività sportiva. Ecco, all'attività motoria non sono applicate agevolazioni. Le agevolazioni di cui si parla solo ed esclusivamente per l'attività sportiva. Quindi mi raccomando sotto questo profilo. Ultima cosa, a questo punto pregherei l'amico Andreani poi di parlare lui dei scaglioni 5-15 mila euro, perché purtroppo il tempo mi è volato e quindi non riesco a trattare anche quell'aspetto lì, ma so che sicuramente Stefano mi supplirà più che adeguatamente. L'ultima cosa qual è? Attenzione che il decreto fa una differenza fra gestione delle attività sportive dilettantistiche e gestione degli impianti sportivi. Sono due cose diverse. Le agevolazioni, l'attività conforme alle finalità istituzionali è esclusivamente legata alla gestione di attività sportive dilettantistiche. Quindi, se io mi limito a gestire l'impianto sportivo, ma non ho tesserati che fanno attività sportiva per me all'interno, non organizzo corsi di una disciplina sportiva riconosciuta all'interno, non partecipo a gare, e mi limito esclusivamente quindi a mettere a disposizione l'impianto sportivo di chi avesse voglia di utilizzarlo, bene, attenzione che io in quel momento non sto facendo gestione di attività sportiva dilettantistica, attività principale e quindi come tale che dà diritto anche alle agevolazioni fiscali, ma sto facendo gestione di impianti sportivi, attività secondaria sicuramente legittima, ma che come tale non dà diritto a godere delle agevolazioni fiscali. Vi ringrazio e adesso rimango a vostra disposizione. Grazie Guido, salutiamo il tenente colonnello Roberto Russo che deve continuare la sua giornata di lavoro in altro luogo e quindi lo ringraziamo e un applauso.
Allora, io darei la parola, se sei d'accordo, faccio parlare per intervenire, faccio anche l'ultima istanza. Bene, darei la parola al collega Andreani. Dottore, come vuoi... Devo dirgli? Okay. Sì, ti dispiace, prego. Nel frattempo chiedo all'avvocato Martinelli relativamente alle disposizioni per coloro i quali hanno diversi giovani al proprio interno, all'interno dei propri club, relativamente alla certificazione degli istruttori, se ha qualche novità in più rispetto a quella che ho dato io prima. Dopo il dottor Andreani andremo a vedere più compiutamente nello specifico i costi della riforma dello sport. Prego. Scusi, le domande al dottor Martinelli, diciamo dopo alla fine. Vuol farla adesso o la può fare? Ok, vuol chiedere al dottor Martinelli se nell'ambito del quando parla di sport, di discipline sportive, la disciplina che fa riferimento alla salute è considerata una delle discipline riconosciute dal corpo e quindi rientra nelle attività sportive. Non so se sono stato chiaro. Hai sentito, avvocato? Chiarissimo, risponde Andreani. Risponde Andreani che dice il contrario di Martinelli, mi scappa da ridere. Allora, perché io e l'avvocato Martinelli siamo legati dalla passione del basket e dalla passione per questo mestiere. Andiamo d'accordo su quasi tutto e ovviamente ci concentriamo sulle cose sulle quali non siamo d'accordo, se non siamo divertiti. Allora, io vorrei fare due cose. Dovrei dire tre cose, cerco di stare sicuramente nei tempi e non stressare la gente che a mezzogiorno è ancora qua. Prima cosa, mi è scappato il tenente colonnello della Guardia di Finanza, speriamo che facciano i controlli. Come? Sicuramente è il contrario, lui che siamo noi che scappiamo. Esatto. Allora, speriamo che facciano i controlli. Io mi auguro fortemente, non tanto la Guardia di Finanza, quanto l'Agenzia delle Entrate, tutti che facciano i controlli, l'Ispettorato del Lavoro, che facciano i controlli. Perché questa riforma e comunque il mondo dello sport è terreno di pascolo per farabutti che sono pochi e per tanta gente che si dà un grande affare. E se la gente che si ha da fare deve star dietro alla concorrenza dei farabutti, è un problema in tutte le attività economiche, nello sport anche in modo abbastanza importante. Quindi attenzione, prendo una Guardia di Finanza, fa sempre paura anche a noi quando arriva in studio, insomma la Guardia di Finanza fa sul serio. Quindi a loro di fare i controlli, perché se io metto in regola gli istruttori e la palestra davanti li paga nero, se io chiedo il certificato medico e la palestra davanti non chiede il certificato medico, se io sostengo certe spese e la palestra davanti no, è chiaro che loro fanno delle tariffe e io faccio delle altre e io salto per aria. Allora cosa faccio io? Smetto di chiedere il certificato medico e cerco il barbatrucco per non mettere in regola gli istruttori. Questo è quello che hanno fatto tante palestre, questo è quello che tutti vorremmo smettere, perché se ci si mette in regola, e poi vedremo, i costi non sono quelli che vi stanno raccontando, la situazione non è così terrificante, e se ci si mette tutti in regola, a quel punto si pensa a fare sport, non si pensa a come gestire il barbatrucco con l'istruttore o a camuffare, mascherare, fare eccetera eccetera. Si fa molto meno fatica a tenere una contabilità in ordine che a tenere una contabilità col bianco e il nero, tanto per parlare chiaro, cioè, la vergognarsi. Quindi questo punto. Punto secondo, invece, è un discorso che faccio un po' per tutti, lo faccio per i giovani che entrano in questo mondo e lo faccio per chi invece ormai è tanto che c'è dentro, ma è tanto che c'è dentro con una mentalità che va, come dire, aggiornata. Allora, perché da qui parte il discorso del lavoro sportivo.
E negli ultimi 40 anni c'è stato un cambiamento proprio del concetto di sport. Da uno sport che era prettamente agonismo, pian piano a questo sport agonistico si è affiancato questo, lo sport, salute, wellness, benessere, eccetera, eccetera, eccetera. Le regole sulle quali noi ci siamo basati, l'articolo 67, i compensi sportivi 10.000 euro, sono stati inventati, sono state stabilite 40 anni fa, quando lo sport era agonismo e c'erano gli atleti, qualche professionista, qualcuno che lo faceva di mestiere, rarissimi, e il 99% di volontari, appassionati, professori di ginnastica che al pomeriggio andavano a allenare le squadre, e c'era tutto un comparto di persone che lo facevano per passione, per entusiasmo, per arrotondare se prendevano qualche soldo. La regola dei 10.000 euro, dei quali più sappiamo, nasce come regola delle 40.000 lire, cioè 20 euro di oggi, per pagare gli arbitri e i guardiani di seconda categoria del calcio. Perché non si sapeva come pagarli, prendevano 20.000, prendevano oggi 10, non so quanto prende un guardialine di seconda categoria di calcio, 15 euro a partita, 20 euro a partita. Fece una legge dicendo, ok, chi fa attività sportiva e non lo fa di mestiere vuol dire anche part time, anche nel, non a tempo determinato, non necessariamente lavoro dipendente, però chi non lo fa di mestiere, chi lo fa per passione, non è lavoro, non è lavoro. L'articolo 67 è intitolato redditi diversi, non è reddito lavoro. E quindi non è lavoro, non ci sono tutele, non ci sono contributi. Che c'entrano i contributi sui 10 euro al guardialine? A fianco di questo, che c'è ancora, questo è uno dei problemi, si è sviluppato tutto un filone di sport dove c'è gente che ci lavora, dove c'è gente che ha le palestre, dove c'è gente che ha il... Perché è cambiato il concetto di sport. Ora adesso vi faccio un quiz, che è un mio cavallo di battaglia. Nel 1959, indagine Istat, no chiacchiere, qual era lo sport più praticato in Italia? Come numero di praticanti? Vediamo. Il calcio? No. Il vino? No. Ciclismo è all'1, 2, 3, 4, ottavo posto, con 36.000 praticanti. Pallacanestro al settimo, tennis al sesto, atletica leggera al quinto, questo già cominciando a ridere. Sport invernali, alpinismo al quarto, con 100.000 maschi e 41.000 donne. Al terzo, sport natatori e nautici, pesca e assimilati, 212.000 maschi e 43.000 femmine. Al secondo posto, vedi che poi c'è l'interesse, al secondo posto calcio con 287.000 maschi e 4.000 femmine, al primo posto caccia, tiro al volo, tiro a segno e al piattello, 431.000 partecipanti e 3.000 donne. Questo era il quadro dello sport nel 59. Adesso se si dice che la caccia è sport, ti sputano. Quindi oggi c'è il Rimini Wellness, quindi è cambiato proprio il concetto di sport e è cambiata la modalità di lavoro. Oggi c'è tanta gente che lavora nello sport e questa gente che lavora nello sport, una parte si è correttamente inquadrata o come dipendente o come titolare di partita IVA, una parte si è continuata ad approfittare di quei famosi 10.000 euro, che erano 7.500, che erano tutta la storia delle cifre, non ci interessa. Quindi, una regola che era dettata per un settore è stata applicata forzosamente in tutto un altro settore. A me sta benissimo che l'allenatore dei bambini che viene due sere a settimana abbia 10.000 euro, ma sì, dai 200 euro al mese, ma perché deve pagare i contributi? Ma l'istruttore che sta in passata pesi una vita, chi fa questa yoga, danza sportiva, tutto quello che c'è su questa attività qui, gente che lavora, sono lavoratori, e il lavoratore in Italia, per diritto costituzionale,
ha diritto a certe tutele, ha diritto alla pensione e quindi qualcuno deve pagare i contributi per pagare le spese di questa riforma. Quindi questa riforma non fa altro che finalmente riconoscere a chi lavora nel mondo dello sport le tutele che devono avere i lavoratori. Il problema qual è? Primo problema, ancora ci sono anche quegli altri. Non c'è una distinzione tra sport agonistico e sport wellness, per capirci. Quindi queste regole pensate per i lavoratori e a quegli altri fanno fatica a starci, tanto stanno intervenendo sui direttori di gara, sugli arbitri, fanno fatica, è fatica coordinare queste cose. Punto secondo, costa, perché nel momento in cui un istruttore che prima prendeva 10.000 euro, la società spendeva 10 e l'istruttore se ne metteva in tasca 10, adesso che l'istruttore giustamente deve avere, è un lavoratore, quindi avere pensione, tutele, maternità, eccetera, eccetera, questa cosa c'ha un costo. È un costo importante. È un costo che se lo metti sulle selezioni sportive, ne salta la metà. Lo Stato non le può pagare. Far fare il sacrificio all'istruttore non è assolutamente il caso, quindi va gestita. In questo è il secondo grande problema di fare questa legge. E il terzo è che ognuno tira il suo interesse, giustamente siamo in democrazia e quindi ognuno, ogni lobby, ogni associazione, ogni punto di potere, chi tutela le associazioni, chi tutela gli istruttori, chi tutela gli sponsor, chi tutela il consulente del lavoro, i commercialisti, tutti l'INPS, l'ispettorato del lavoro, tutti ci mettono il becco e tutti devono dire la loro e tutti vedono il loro punto di vista. Quando dice ai sindacati che uno che sta 18 ore in una palestra non è un lavoratore, come non è un dipendente? Certo che è un dipendente. Faccio l'esempio dei sindacati perché non c'è bisogno di sindacalisti. E quindi questa cosa è un casino. È per questo che la legge delega l'hanno fatta nel 19, il decreto 36 l'hanno fatto nel 21, poi l'hanno rinviato, il correttivo l'hanno fatto l'anno scorso e doveva entrare in vigore il 1 gennaio, adesso il 1 luglio. E adesso cosa succede? Purtroppo, ma è così, il 1 luglio entra in vigore che cosa? Entra in vigore un testo che già adesso non si sa quando cambierà, no, si sa che cambierà ma non si sa come e quando. Quindi in tutta questa confusione cerchiamo di stare sereni e, come giustamente detto l'avvocato Martinelli, stiamo sulla legge e io vi parlerò dei numeri di questa legge. L'unica altra cosa che voglio dire, perché un po' di polemica con Martinelli va fatta, il punto è: che cos'è lo sport? Questo è un grossissimo nodo che non si risolverà mai, questo ve lo dico subito, perché il decreto legge 36 dice: attività fisica o attività motoria è qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo. Appena io mi alzo dal letto, dal divano, sto facendo attività fisica, attività motoria. Sport, definizione di sport, che è nel decreto legge 36, del legislativo 36, e che è esattamente la stessa della Carta europea del 95, quindi non è una novità. Qualunque forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni a tutti i livelli. È sport secondo questa definizione? Il CONI ha fatto l'elenco delle discipline sportive che conosciamo tutti. Dice: per iscriversi agli sport CONI praticano queste discipline. In quell'elenco di 300-400 discipline sportive a un certo punto c'è attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute e al fitness. Cosa vuol dire? Vuol dire che cosa? Non si sa. La federazione ginnastica cosa ha fatto? Ha fatto il settore wellness, equilibrium, e ci ha messo dentro
con una visione un po' vaga. Quindi in tutto questo il concetto di cosa sia sport, se Pilates è sport, se yoga è sport, se danza è sport, è una cosa che ci avremo, l'avremo davanti per sempre, sappiamolo, prendiamone atto. A questo punto io ho le mie slide. L'ultima cosa che vi spiego, i numeri, e questo è più pensato per il e li passo molto velocemente perché questa slide ne è un'altra. Voi sapete, ve l'hanno detto veramente tutti, io non vi sto a dire 5-10.000, i numerini ormai li sapete tutti. Che cosa succede? Nel momento in cui un lavoratore lavora nell'ambito sportivo, deve essere per forza inquadrato o come lavoratore dipendente, sappiamo tutti che cos'è, o prendere la partita IVA, o se no in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Cos'è questo rapporto di collaborazione coordinata e continuativa? È lavoro autonomo, ma assimilato al lavoro dipendente. Quindi ha una gran parte delle regole del lavoro dipendente. Questo cosa vuol dire? Che ci sono tutti gli adempimenti praticamente gli stessi del lavoratore dipendente, cioè le trattenute sullo stipendio, sulla paga, e i contributi che vengono un po' trattenuti sulla paga e un po' ce li metti in consulente lavoro. Meccanismo molto complicato, non so chi di voi ha mai visto una busta paga, 2000 voci e cose, qui non sono così tante, però si parte, e vedete in alto, da una casellina gialla, un costo, e qui sono 13.000 rotti. Perché parto da quel costo lì? Perché a me interessa farvi vedere che da quel costo lì ci sono una serie di contributi che vengono trattenuti, cioè una quota trattenuta al lavoratore e una quota che ci mette il datore di lavoro. Quindi quando è alla fine, quello che mi interessa è la casellina, quella prima delle righine azzurre, che è il costo per il datore di lavoro. Quanto spende la palestra per l'istruttore? Perché siccome adesso la palestra è abituata a ragionare a parte dipendente, o l'istruttore con partita IVA, regime forfettario, fa la sua fattura, 10.000 euro spesi, saranno solo i pagare contributi. Oppure il compenso sportivo, che so che non fino a 10.000 euro gli ridò, sopra i 10.000 mi faccio la trattenuta, so già dove vado a finire. Adesso diventa più complicato, perché oltre a quella che è, diciamo, la paga base, si aggiungono i contributi. Per finire, qui sono 15.000 euro di costo per la società, quello che tira fuori. Di questi, quanti finiscono in mano? Io ho un coso, spero che vi non vedo. Di questi, adesso, di questi 15.000 euro, all'istruttore gli vanno in tasca 13.454 euro, con la nuova regolamentazione. Con la vecchia, articolo 67, gliene andavano in tasca 3.779. Ho messo Firenze perché sono le addizionali regionali, comunali. Quindi, su una spesa per l'associazione, società, sportiva, quello che è, di 15.000 euro, adesso il collaboratore sui primi 10.000 euro non paga nulla, sugli altri 5.000 c'è la trattenuta del 23%, più l'addizionale, eccetera, eccetera, e gli rimangono 13.779. Con la nuova regolamentazione, sulla spesa di 15.000 euro, vanno in tasca 13.454, quindi 300 euro in meno. Ma attenzione! Prima la differenza tra 15 e 13 e 7 sono quei 1.221 scritti in rosso. Perché sono scritti in rosso? Perché quelli sono buttati via, sono tasse buttati via. Sono spesi, non si mette in tasca nessuno. Quindi, tirava fuori la società 15, oggi il lavoratore se ne mette in tasca 13 e 7, ci sono 11.200 che vanno allo Stato finito. Oggi, di quei 13.000, di quella differenza, 1.122 sono contributi messi da parte per la pensione, cioè sono nel salvadanaio del lavoratore presso l'INPS. Ora, chi comincia oggi, ha 60 anni, a mettersi in regola, ma chi fa
due ore alla settimana, versa talmente pochi contributi che saranno persi. Sì, lo so, è per quello che dico che chi è nella parte del dopolavorista è penalizzato, troveranno dei correttivi, ci stanno già pensando. Ma chi lavora? Chi lavora? Questi qui gli vanno nella pensione. Cioè di quel 10% che si perde, 7%, e gli altri non sono perduti, gli altri sono sopra e sono contributi INAI e contributi minori. Cosa vuol dire? Vuol dire malattia, infortuni, disoccupazione e maternità. E maternità siete giovani, più o meno ci passate quasi tutti. Sono tutti lì. Adesso lo sportivo che si fa male, lo sportivo che sta male, lo sportivo che va in maternità sta al buon cuore della palestra. Se la palestra è una palestra che a chi va in maternità continua a pagare le ore, è che l'ho vista molte. Sì, se sono persone per bene, e tante lo sono, gli tengono il posto, quando ha finito lo riprendono. Sì, certo, ma mentre in maternità buona. Quindi, attenzione, l'istruttore che va a prendere qualcosina in meno, ma ha un vantaggio enorme, perché questi soldi non sono buttati via, ma sono delle tutele in più che ha. Se noi passiamo, come vado qua, alla slide successiva, dove il prezzo è 20.000, addirittura qui con la situazione nuova l'istruttore si mette in tasca subito, non ti dia ancora di più. Perché io guardo i 15 e 20.000? Perché quando vi hanno dato, chi di voi ha preso, come preso i famosi 800 euro del Covid, si sono fatti mandare i contratti. Vi ricordate, non so chi di voi hanno guardato questi contratti, neanche prima non avevano i dati. Ora Spadafora è andato su Facebook e ha detto: noi vi diamo gli 800 euro, non sappiamo quanti ne servono, non abbiamo idea di quanti siete e di quanto guadagnate. Adesso lo sanno e si sono accorti ovviamente che fra i 6.000 e i 15.000 euro non c'è nessuno. Se uno fa sul serio e ci campa non può prendere meno di 1.200 euro al mese. Lascia perdere tutti lo studente all'inizio, il primo anno, chi sta ancora facendo scienze motorie, chi ama, ma se uno fa quello di lavoro non può prendere meno di 15.000 euro, no, di che cambia? E invece chi lo fa avanza tempo, chi lo fa per passione, chi va in palestra a fare certi corsi, va e coso, più di 200, 300, 400 euro al mese non porta a casa. Quindi c'è proprio un salto ben chiaro. Quindi quando ragioniamo su questi compensi, dobbiamo ragionare su questa fascia di compensi. Io ho fatto questa bella, qui sono gli stessi conti e qui ci sono sempre tasse ancora. A 20.000 euro di spese il collaboratore sportivo non paga una lira di tasse. Non vi sto neanche a spiegare il conto, fidatevi di me perché è così. Non paga una lira di tasse, sono tutti o contributi per la pensione o contributi per avere queste tutele. Quello che io ho fatto è questo confronto. Cioè, questi sono il netto, la riga rossa è la differenza fra quello che prende lo sportivo adesso e quello che prenderà con la riforma nuova. Quindi, fino a 5.000 euro la differenza è minima, prende un po' meno di quello che prendeva prima. Non capisco queste righe. Ah no, perché c'è il coso, non vedevo queste righe verticate, non mi tornavano. Guardatelo sugli altri tempi, perché questo vi trago in inganno. Perché c'è una riga zero e invece non è la riga zero. Allora, fino a 5.000 euro ci sono questi contributi minori, se rimarranno, se non rimarranno. Per ora ci sono INAI, queste cose qui. Poi, da 5 a 15.000, 16.000, 17.000 euro, che abbiamo detto che è la fascia dove non c'è nessuno, effettivamente il netto che prende il nuovo collaboratore è inferiore a quello che prendeva prima con i compensi sportivi, perché fino a 10.000 non c'era nessun prelievo e poi dopo comunque. Poi, arrivati a 16.000 euro, si mette in tasca di più con la nuova riforma,
con un nuovo inquadramento come Coco, di quello che si metteva in tasca prima. Si mette in tasca di più fino a 34, ancora fino a 39.000 euro l'anno, io vi auguro, ma 39.000 euro di compenso comincia ad essere una cifra abbastanza importante. Fino a quella cifra lì, ancora si mette in tasca di più a parità, non di costo per il datore di committente. Diciamo palestra per capirci, a parità di spesa per la palestra il collaboratore si mette in tasca di più. Tutti quelli che piangono e si lamentano perché non l'ha capita, perché piangono e si lamentano per abitudine, perché ci sono gli adempimenti, ci sono, e quelli ci stanno lavorando, c'è il consulente del lavoro, ci sono delle spese, c'era il discorso sicurezza, il discorso sì. Quello lì è un aggravio, ma a livello di spese, se poi invece di guardare la riga rossa guardiamo la riga blu, nella riga blu ci sono anche i contributi per la pensione, cioè la retta. Il rosso sono quelli che ti metti in tasca, la differenza tra il rosso e il blu sono i contributi che vengono versati oltre a quelli lì nel tuo saldananaio presso l'Inps. Questa è la situazione, questi sono i conti. Poi l'ultima cosa, perché no, ho girato la cosa, quindi il pulsante è quell'altro. No, al contrario, ce la farò. Questo è questo invece è il confronto con il titolare di partita IVA. E qui sulla partita IVA ne avevamo parlato con Guido, ma prendete sto diavolo di partita IVA, chi lo fa di mestiere e perché non prendete la partita IVA? Perché gli istruttori non prendono la partita IVA? Questa è una cosa che mi sconvolge sempre. Allora, se riesci a prendere il compenso, finché riuscivi a prendere il compenso sportivo, ma togliamo il nero, perché se mi dici io prima ne prendevo 10 bianchi e 20 neri, fermi tutti. Ma se ragioniamo seriamente e parliamo di compensi veri e lavori, non prendevi 10.000 euro. E se ne prendevi di più, pagavi delle tasse che adesso non paghi più, ma paghi dei contributi. Quindi, nel caso del Cococò, c'è tutto quel casino che abbiamo visto prima, la quota sopra, la quota sotto, le ore, la busta paga, eccetera, eccetera. Nel caso della partita IVA, il contribuente IVA in regime forfettario non ha IVA, non ha contabilità, non ha nessun obbligo di amministrazione, poi ho finito, non ha nessun obbligo di amministrazione, non paga imposte. Perché il contribuente con partita IVA in regime forfettario per i primi 5 anni paga il 3,8% di imposte. Successivamente paga l'11, qualcosa. Perché è il 5, il 15% sul 78% di quello che incassa. Quindi paga o il 4 o a esagerare il 12% di imposte. E versa i contributi. E siamo sempre lì. Versa contributi che sono messi da parte. Qual è la differenza? Versa, così avete i conti chiari. Il contribuente in regime forfettario paga il 4% di imposte e il 21% di contributi. Questi sono i numeri. Senza minimale, senza problemi, dover pagare dei minimi. E la palestra non ha nessun problema amministrativo, contabile, buste paga. Vi paga come paga me. Vi dà i vostri soldi e voi versate i vostri contributi. Quindi tutto più semplificato. E questo è lo stesso discorso di prima. Il netto è meno conveniente, certo, fino a 10.000 euro, perché non si pagavano, fino a 10.000 euro non pagava, poi si recupera. Quando si arriva a 15.000 euro, che è il minimo per farlo come attività professionale, il forfettario, rispetto al vecchio articolo 67, incassa di più, gli rimane in tasca di più. Se poi ci mette a dentro anche i contributi, mi scappa da ridere. Quindi l'ultima cosa, e qui la chiudo,
non spaventatevi, le trasporti salteranno. Salteranno. Il problema è se nel momento in cui qualcuno è in regola e qualcuno no, è chiaro che chi è in regola è penalizzato. Ripeto il discorso della partita IVA. Scusate, ma è una mia fissazione. Aprire una partita IVA non costa nulla. Fa pagare un commercialista limite per la partita IVA, non so. Molto, moltissimo. Insomma, sopra i 100 euro ve li sta rubando. Dico bene. E stiamo parlando per... Come si apre e si chiude? Non è che ci siano degli adempimenti, delle cose. Si fa una dichiarazione a fine anno, si dice quanto si è incassato e si paga le tasse, quindi anche la dichiarazione è abbastanza semplice. C'è un po' di adempimenti, poca roba. Non si pagano praticamente imposte, si versano i contributi. E questa è l'ultima cosa che vi dico, se andate da Euronics a comprare una lavatrice, ve la danno. Perché se adesso prendete il compenso sportivo e andate da Euronics a prendere una lavatrice che ve la fanno pagare a rate, non ve la danno perché non avete una busta paga e non avete una dichiarazione dei redditi. Invece, quando uno ha la partita IVA, intanto si compra la lavatrice da Euronics, secondo fa il suo bel biglietto della visita, va in giro, si può proporre serenamente, se vai a fare una lezione da qualche parte, se ti chiama un albergo, un ristorante, un villaggio vacanze, sa per pagarla, no, per pagarla c'è problema, fa la fattura. Si rasserenano subito perché tutti si aspettano che vi vogliate ale perché sai, io qui, là. No, tutti ufficiali, vi fate il sito, lo dico ai giovani, vi fate il sito internet, vi fate la pagina Facebook, il volantino dall'amico estetista, quel che vi pare. Potete fare una cosa assolutamente alla luce del sole, poi il giorno che superate gli 85.000 euro di ricavi, si pone il problema, non vi vedo angosciati. Quindi questa è la situazione attuale e questo vi permette di entrare anche voi come istruttori e anche chi vi dà lavoro in questo regime con un sorriso, perché non vi si pongono neanche i problemi di VR, sicurezza, cose eccetera eccetera, perché diventa tutto molto più semplice. Rimane teoricamente il problema della loro committenza, lo devo dire, perché sennò qualcuno si dice però c'era quello, non l'hai detto. La riforma Fornero dice che se tu c'hai la partita IVA e fai fatture solo a un soggetto, qualcuno potrebbe dire qualcosa. A me non risulta che sia mai stato applicato, però c'è questa cosa, sappiatelo, quando aprite la partita IVA, se lavorate solo per una palestra 18 ore al giorno, ecco, quello diventa un discorso diverso, ragionateci, e a quel punto, se poi vi danno delle direttive tutto, e se poi, come ha detto Guido prima, se siete dipendenti, siete dipendenti. Ultima raccomandazione, se siete dipendenti, vale per uno e per l'altro. Cioè, non è che se io ho un istruttore con la partita IVA e sta in sala pesi 12 ore al giorno alle mie direttive con gli orari, timbro e cartellino, e mi paga con la fattura, io sono tranquillo, perché quello tra 10 anni mi fa la causa del lavoro e la vince. Quindi attenzione, se uno ha un inquadramento, e non sono tantissimi nel vostro settore, però qualcuno c'è, se uno ha un inquadramento nel quale soggiace a direttive, ha degli orari, eccetera, una subordinazione gerarchica che si deve presentare, eccetera, 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 se è un dipendente, è un dipendente, e così va inquadrato, se no si rischiano problemi seri. Scusate, l'ho tirato un po' lunga, ma siamo delle cose buone. Sì, allora passiamo alle domande, perché l'avvocato Guido Martinelli ha un altro impegno, quindi poi finiamo il convegno. Prego. Io ho una domanda velocissima. Per l'istruttore che ha partita IVA e la fattura, la rimanza IVA del 4% è a carico suo o è a carico della palestra? È una facoltà di chiederla come incremento. Basta mettersi d'accordo per il 4, non è che c'è. Ma se la mette è a carico della palestra, la palestra può occuparsi dei nostri fondamenti. Che mi dice il tuo fratello? Io dico di no. No, non può rifiutarsi. Non può rifiutarsi. Se viene chiesto non può rifiutarsi, è bene, se c'è questo dubbio, chiarirsela subito. No, certo.
No, allora, il 4% per tutti noi professionisti che abbiamo la nostra cassa è una cosa a parte. Cioè io il 4% come commercialista lo riscuoto da voi e lo verso nelle casse di previdenza. Per invece chi è la direzione separata non c'è questo meccanismo. Gli va fra i suoi ricavi e lo usa per pagarsi i suoi contributi. Ma non c'è questo canale particolare. Certo che se la chiede, gli è dovuta. Okay. Chiedo scusa, dovremmo far finire i relatori. Poi magari diamo una mail o facciamo lì. Una domanda. Vai. L'avvocato Guido Martinelli diceva che il titolare non si può pagare con collaborazione sportiva. Con partita IVA, se io ho regolare partita IVA, o la mia società può fatturarmi? Guido. Io non ho capito bene la domanda, in che senso la società può fatturare? Allora, la società. No, se l'ente sportivo, diciamo il presidente apre una partita IVA, se può essere regolato. Della SSD come socio svolge anche attività da istruttore. Allora, avrà la partita IVA come istruttore e come presidente avrà un contratto di collaborazione con un'altra continuativa con l'amministratore. Esatto. Okay. Allora io procederei dando la parola all'avvocato Falcone che da ultimo ma non per ultimo interverrà su una disposizione IVA che pare entrerà in vigore nel 2024 che sarà un rinvio ma determineranno un po' problematiche. Intanto saluto l'avvocato Guido Martinelli, grazie come sempre, poi ci sentiamo presto. Sì, io cercherò di essere rapidissimo perché del resto mi è toccato l'argomento che non è di immediata introduzione, o meglio, già stata introdotta la normativa ma entrerà in vigore a gennaio 2024 salvo rinvii. Rinvii che a mio modo di vedere non sono molto, come dire, comprensibili, la mia forse è una voce fuori dal coro, nel senso che questa è una riforma, quella sul passaggio da fuori campo all'esenzione IVA, che è una riforma che è stata introdotta per conformarsi a quella che è la direttiva IVA, cioè l'Italia rendendo fuori campo IVA le prestazioni svolte a favore degli associati delle associazioni sportive dilettantistiche fino ad oggi ha violato palesemente una normativa IVA, nel senso che quando parliamo di IVA e parliamo di IVA comunitaria, cioè, quindi ricordo che l'IVA nasce come un'imposta comunitaria, quindi c'è una direttiva che indica come va applicata questa imposta e poi lo Stato italiano la recepisce e deve recepirla correttamente. Quando parliamo di IVA parliamo quindi di l'IVA si applica solo per prestazioni di servizio, solo cessione di beni, ciò che non è cessione di beni è prestazione di servizio. Se avviene a titolo oneroso, l'IVA va applicata. Appunto, questo è un principio cardine del sistema IVA. Fino ad oggi, per le associazioni sportive dilettantistiche, invece, ha funzionato che i corrispettivi specifici a favore dei tesserati e degli associati erano esclusi dall'IVA. Bene, si diceva che erano fuori campo IVA, cioè. Definire fuori campo IVA una prestazione che avviene specificatamente a titolo oneroso, cioè si paga un corrispettivo specifico, dal punto di vista proprio del funzionamento dell'imposta è qualcosa di più errato che ci possa essere. Tant'è vero che c'è una procedura di infrazione che non è di ieri, è del 2010, stiamo parlando di 13 anni ormai, e quindi praticamente adesso il legislatore, visto che sta riformando lo sport, del suo settore, evidentemente ne ha approfittato anche per porre rimedio. Vi ha posto rimedio con una norma, tra l'altro, particolarmente discutibile, perché questa norma qui letteralmente sembrerebbe, infatti più di qualcuno l'ha fatto notare, sembrerebbe che questa norma concede l'esenzione solamente alle associazioni sportive dilettantistiche e non anche alle società sportive dilettantistiche. In realtà, il mio modo di vedere, questo è un falso problema e non dovrebbe neanche essere motivo di rinvio, di proroga, di ulteriore proroga, perché
in realtà l'esenzione è per le enti, diciamo, che si occupano di sport e che quindi consentono la pratica sportiva, è un'esenzione che è legata sostanzialmente alla tipologia di soggetto, o meglio, al fatto che il soggetto che offre queste prestazioni sia un soggetto privo di scopo di lucro. E il concetto di ente privo di scopo di lucro è un concetto che la Corte di Giustizia, che è l'organo giudiziario che indica come applicare e interpretare la normativa comunitaria e quindi anche la normativa IVA, la Corte di Giustizia, dicevo, ha stabilito chiaramente che quando si parla di organismo privo di finalità lucrativa si fa riferimento a quell'organismo che non prevede neanche in maniera diretta la distribuzione di utili. Quindi se c'è un organismo che ha queste caratteristiche, vuoi che si chiami associazione sportiva dilettantistica, vuoi che si chiami società sportiva dilettantistica, è un organismo che sicuramente può usufruire dell'esenzione IVA. Esenzione IVA che quindi non potrebbe, perché io recentemente ho letto, molti avvertivano del pericolo che le società sportive dilettantistiche potessero essere oggetto di un controllo, di una contestazione con possibili e pericolosi, tra virgolette, anche recuperi e finire. A mio modesto modo di vedere, questo non è un pericolo, perché anche qui la Corte di Giustizia è intervenuta e ha detto: guardate che voi quando riconoscete l'esenzione agli organismi privi di scopo di lucro lo dovete riconoscere a tutti gli organismi privi di scopo di lucro. Quindi se la società sportiva dilettantistica ha queste, le stesse caratteristiche dell'associazione sportiva dilettantistica, può usufruire anche lei dell'esenzione. Qualsiasi contestazione contraria sarebbe una contestazione in violazione della normativa comunitaria e quindi sarebbe assolutamente contestabile. Quello che secondo me in prospettiva invece cambia, e secondo me dal punto di vista IVA deve cambiare anche l'approccio da parte degli operatori del settore, è il fatto che a quel punto ciò che, perché mentre oggi chi ha gestito delle associazioni sportive, diciamo che come forma mentis ha avuto l'idea di dire: io se faccio qualcosa per i miei associati, diciamo che l'operazione è soggetta, al di là della tassazione diretta, è soggetta, non è soggetta ad IVA. In realtà, cosiddetto fuori campo, oggi dal 2024, quando sarà e quando la direttiva comunitaria verrà correttamente recepita e applicata, cambierà l'impostazione, perché non dovrete vedere più cosa faccio a favore di chi, cioè io, ciò che rileverà è il fatto che si tratterà di una prestazione strettamente connessa alla pratica sportiva. Quindi se io svolgo una prestazione a favore di un tesserato, cioè consento a, che ne so, una palestra, e consento a un mio tesserato piuttosto che a un mio non tesserato di frequentare la mia palestra, l'esenzione IVA spetterà per il semplice fatto che io ho svolto una prestazione strettamente connessa allo sport, non per il fatto che io ho avuto un associato piuttosto che non un associato. Perché ai fini IVA, leggendo la normativa, diciamo dal punto di vista così come dettata e interpretata in ambito comunitario, le caratteristiche per avere l'esenzione sono l'assenza di scopo di lucro e la stretta connessione con lo sport. E da questo punto di vista, secondo me, sempre stando a quelle che sono le indicazioni che provengono dalla Corte di Giustizia, ci sarà un'interpretazione del termine attività sportiva particolarmente ampia. Ci sono casi giurisprudenziali risolti a favore dell'esenzione di soggetti di altri paesi membri che praticamente gestivano un parco acquatico e si discuteva se l'ingresso nel parco acquatico potesse godere dell'esenzione prevista per le attività sportive. La Corte di Giustizia ha detto sì. Dal senza fine di lucro, perché la sentenza belga, mi pare, era, sì, faceva riferimento a questo. No, allora, la sentenza belga fa riferimento, allora, l'assenza, cioè deve esserci lo scopo di lucro, l'assenza di scopo di lucro e il criterio affinché le operazioni possano essere esente. La sentenza belga parlava di attività commerciale, quindi una SRL che
studio personal, che svolge attività personal nei confronti delle persone, non è soggetta a IVA. Questo io ricordo, no. Una sentenza che risale a pochi mesi fa. No, non mi risulta proprio. Anche a me. Non mi risulta proprio perché lo scopo, la peculiarità per avere l'esenzione IVA è l'assenza di scopo di lucro. Perché se c'è scopo di lucro, anche indiretto, la direttiva comunitaria non ammette l'esenzione IVA. Ma diceva all'inizio il collega che adesso con la nuova riforma si parla della possibilità di distribuire utili nella società sportiva, e questo automaticamente fa diventare la società una società che genera, cioè, fa del lucro. Diciamo questo è un punto saliente della riforma dal mio punto di vista, restando inteso che non è dato scontato che se c'è un'opzione alla 398-91 questa permanga se dividiamo gli utili. Non so se rendo l'idea. In realtà il messaggio che deve passare è: siamo ancora all'interno di uno profit o siamo profit? E questo il legislatore, questa divisione degli utili nasce dal contesto pandemico, che ha consentito agli enti di poter approvvigionare il capitale per poi investire, per poi dividere gli utili. Secondo me è una norma che ci aiuta, e parlavo di ibridazione, noi parliamo addirittura di imprese sociali che possono sfruttare l'attività di sport. Quindi possiamo restare distribuendo utili senza fini di lucro e restare fuori campo IVA. Questo è tutto da vedere ancora, siamo in una fase, come diceva anche l'avvocato Guido Martinelli, in fase di infieri, di mutamento. Secondo me però, Fabio, perdonami, perché l'IVA, allora, l'IVA ha un meccanismo tutto suo e quindi ha una razza tutta sua, cioè l'esenzione è l'eccezione, la regola, e l'esenzione per le attività per le pratiche sportive ha un dato certo, basilare, che è quello dell'assenza dello scopo di lucro, perché altrimenti l'esenzione, se voi vedete, perché la normativa comunitaria si sta adeguando, cioè la normativa interna si sta adeguando alla normativa comunitaria, e nello specifico l'articolo 132 della direttiva 112 del 2006, che alla lettera, articolo 1, comma 1, lettera M, consente l'esenzione da ogni prestazione di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano sport o l'educazione fisica. Questo è il diktat, diciamo così, comunitario. E poi praticamente la direttiva specifica cosa si intende per assenza di scopo di lucro, e quindi dice l'assenza di distribuzione anche indiretta. Quindi se c'è una forma di distribuzione, a mio modo di vedere ci possono essere mantenute delle agevolazioni per quanto riguarda la tassazione diretta, ma i fini IVA io escludo categoricamente che in presenza di finalità di lucro ci possa essere l'esenzione. Se una norma dovesse prevedere questo, a mio modo di vedere sarebbe palesemente contraria alla direttiva comunitaria, perché la norma è chiarissima e l'interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia lo è altrettanto. Quindi il concetto è quello, secondo me. Infatti, allora, se c'è scopo di lucro, io penso che ci sia chiedersi se c'è applicazione o meno dell'IVA è una domanda ormai superflua. Se invece non c'è scopo di lucro, però a quel punto poi ho visto che tipo di attività viene fatta, perché nel caso della sentenza, che non era quella recente, è una sentenza di qualche anno fa, dell'ingresso al parco acquatico, la Corte di Giustizia ha messo in evidenza, ha detto al giudice interno, tu devi guardare cosa prevale, perché se è un parco acquatico dove la gente porta i figli e va a divertirsi e volendo può fare sport, allora lì l'esenzione non c'è. Se è un parco acquatico che è strutturato evidentemente per fare sport, allora può prevalere la connotazione sportiva, fatto salvo il fatto che magari qualcuno si può anche riposare mentre il figlio fa sport. Chiedo scusa, rientrando in questo caso nel contesto dell'ordinamento sportivo di cui altrimenti siamo nell'attività commerciale piena. Assolutamente, assolutamente. Però cioè, il concetto è quello che secondo me è l'ipotesi della distribuzione è il criterio principe per determinare l'esenzione. Per questo che secondo me il vero problema di questa riforma e della necessità di un rinvio è cercare di far coordinare l'IVA per come funziona a livello comunitario
con magari gli adempimenti e fine di imposte dirette, ma personalmente io non ho dubbi nel dire che senza scopo che in presenza di distribuzioni utili l'operazione debba essere... No, chiaro, ma io quello che in realtà volevo trasmettere alla platea, e poi dovremmo davvero chiudere, sì, perché sì, aspettano sì, già sì, fuori, sì, no? Sì, sì, sì. Quello che volevo trasmettere all'Assemblea è questo, è un sentiment che ho avuto da sempre. Se noi oggi visitiamo gli stand, chiamiamoli stand a modo di dire, uno tra i tanti tecnologici, no? Possiamo pensare che il nostro futuro debba essere nel no profit, cioè dire investiamo 300-400 mila euro in impianto di padel, quell'IVA là la perdiamo tutta e facciamo attività sportiva. Ma io francamente quando voi andrete presso le vostre sedie un punto di domanda non lo farei. È chiaro che lo sport c'è, rimarrà, però poi ci sono delle situazioni che vanno regolate volta a volta. Non sempre siamo nell'attività sportiva. Ma la questione è che diciamo, l'estensione concessa agli enti diciamo, che si privi di scopo di lucro, che svolgono attività sportiva, comunque concedono la possibilità di si adoperano affinché venga svolta l'attività sportiva e che si affiancano sostanzialmente a degli enti pubblici che già godono di queste esenzioni. Quindi in qualche modo li si mette nella stessa sullo stesso livello. È ovvio che nel momento in cui io svolgo attività lucrativa non posso essere allo stesso livello di un ente pubblico, allora a quel punto scatta l'imponibilità ai fini IVA, che ripeto, cioè, e poi come dire, dipenderà caso per caso dalla tipologia di attività, però secondo me l'aspetto positivo che si può intravedere in questo recepimento della direttiva comunitaria e che deve essere recepita a 360 gradi, quindi anche con le indicazioni relative all'attività sportiva. Per attività sportiva la Corte di Giustizia diciamo dà delle interpretazioni molto estese, dice a meno che voi non vi limitiate a fare proprio delle attività ricreative, ludiche, ma qualsiasi tipo di attività sportiva, anche non continuativa, anche non necessariamente professionale, non necessariamente io devo andare a vincere le Olimpiadi, è un'attività che può essere esentata, però fermo restando che il soggetto, cioè è il criterio soggettivo, secondo me è inderogabile da quel punto di vista. Bene. Banalmente il singolo ingresso in palestra dell'avventore per fare attività sportiva, come ieri dicevano che era commerciale, ma era presente IVA, oggi ma no, ma forse c'è, forse c'è, forse c'è, e poi chiudo, faccio proprio c'è perché in realtà prima era fuori campo IVA, cioè escluso proprio dall'applicazione dell'IVA, e come vi dicevo io prima non è una cosa corretta, perché paga un corrispettivo per ricevere una prestazione, onerosità, scatta l'IVA necessariamente. Adesso come dire, però c'è certo viene ma è finiva, sei costretto a rivederle queste norme, perché è finiva, adesso scatta quello che è il regime naturale. Il regime naturale sarebbe l'imponibilità. Poi, siccome lo sport ha una rilevanza sociale importante, a talune condizioni viene riconosciuto l'esenzione. Ma l'esenzione viene riconosciuta quando l'assenza di profitto consente di equiparare l'ente sportivo all'ente pubblico. Nel momento in cui uno invece svolge attività commerciale, secondo me c'è una finalità, la possibilità di distribuire gli utili, secondo me, dal punto di vista del piano comunitario, se viene introdotta una forma di esenzione, quindi un'applicazione dell'IVA, c'è il rischio dell'ennesima inflazione. Certo. Bene, e purtroppo abbiamo un altro convegno e dobbiamo lasciare libera la sala. Io ringrazio tutti voi e poi ci siamo dispersi nella fase 1. Grazie a tutti, grazie a voi, grazie alla Federazione Italiana Fitness che ci ha ospitato.